Perfetto, allora Sì, la puoi incominciare con la registrazione è iniziata registrazione. in questo momento, certo, come? Prego, vai Luciano. Allora, ecco, prima di tutto io volevo, poi dopo magari parlo delle recensioni, però volevo incominciare a dire che per quanto riguarda le recensioni, a parte Tivoli, il liceo Nomentano e una classe del liceo Archimede Pacinotti, ecco, c'è stato un po' di confusione perché in realtà noi avevamo chiesto non una recensione, visto che era la prima lezione, ma avevamo chiesto un'impressione e la scelta del film è stata molto combattuta. Perché proprio per avere un'impressione che fosse sincera, lo scopo di questo progetto è anche proprio spingere gli studenti a una critica personale, che è la base naturalmente di ogni buon giornalista. E proprio per questa critica personale, noi avevamo pensato, dibattendo a lungo, ecco che questo film potesse rappresentare una specie di pugno nello stomaco proprio per capire la prima reazione davanti a qualche cosa a cui gli studenti non sono abituati. Devo dire la verità, io ero un po' contraria a tutto questo, però poi leggendo le recensioni mi sono resa conto che l'opinione del presidente era più che giusta, perché vi dicevo, ecco, questa prima impressione che è venuta da quelle che non dovevano essere recensioni, e anche io vi avevo detto poi di scrivere massimo una decina di righe, cioè proprio la prima emozione che vi dava questo film, che doveva essere anche di repulsione. Abbiamo a lungo dibattuto anche sulle scene esplicite di sesso, perché uno degli aspetti fondamentali proprio del messaggio che Pasolini ha voluto dare è proprio quello di leggere il sesso in maniera diversa. La paura è che la televisione proprio desse poi una sorta di abitudine, di assuefazione alle scene di sesso e noi oggi vediamo che in tutte le fiction, per essere poi, diciamo, accettate dal pubblico, per avere un audience maggiore, ci sono delle scene di sesso esplicito e sono magari anche in Don Matteo, però sono giustificate, ecco, dal romanticismo di un amore corrisposto, da una naturalmente, oppure scene all'interno di un matrimonio. E tutto questo non crea scandalo. Lo scandalo invece che voleva creare Pasolini è che voi poi avete notato, ed è questa la cosa molto significativa, cioè a voi ha dato fastidio, nonostante siate abituati ai fumetti giapponesi, ai film in cui le scene di sesso sono esplicite, siete abituati alle fiction, siete abituati anche ai videogiochi in cui magari c'è una realtà virtuale anche aggressiva, però nonostante tutto, questo vi hanno dato, queste scene vi hanno dato fastidio perché? Perché c'è il potere dietro, la violenza del potere, il potere rappresentato in Salò come potere di guerra, potere politico che sfrutta il sesso come arma di guerra. Ricordatevi ragazzi che soltanto nel 2000 il Tribunale dell'Aia ha stabilito che lo stupro di guerra è un crimine contro l'umanità e che appunto nella guerra in Bosnia del 1992, ricordatevi, Pasolini è morto nel 75 e parlava di questo nel 70.
noi soltanto nel 2000 abbiamo stabilito che lo stupro di guerra è un crimine contro l'umanità. Quindi questo per farvi capire come certe scene, che comunque sono disgustose, ecco, poi noi le abbiamo accettate negli anni, ed è quello che Pasolini voleva scuotere le nostre coscienze, proprio per non arrivare a quello. Ecco, poi abbiamo visto la violenza nel sesso anche proprio come rapporti sessuali, la violenza del rapporto a pagamento, quindi della ricchezza che compra il corpo dell'altro. Ci ha disgustato perché noi siamo abituati alla prostituzione femminile, non siamo abituati e non vediamo la prostituzione maschile. Quindi quello che si diceva nel film, no? Perché lo fai? Per i soldi. E perché? Perché poi con la mia ragazza posso andare in discoteca. Quindi il degrado dell'umanità che vede nel denaro l'unica possibilità di farsi accettare. Ecco, quindi volevo dire queste cose proprio per precisare la scelta di un film così difficile. A parte i ragazzi di una classe del Pacinotti Archimede che non hanno voluto dare un parere personale perché hanno definito la cosa recensione, e quindi magari prendendo spunto da quello che c'era in internet hanno fatto un copia e incolla che non è stato personale. Le altre classi invece il parere lo hanno dato in maniera anche molto molto significativa. E io voglio precisare che noi a caso due di queste recensioni, di questi commenti che voi avete fatto, due per ogni classe a caso, le daremo ai ragazzi del secondo anno, perché così loro possano magari verificare, giudicare quelle che sono le vostre impressioni, e poi ne parleremo nella prossima lezione. Io credo di aver detto tutto. Ci sono naturalmente delle recensioni, dei commenti che mancano, però questo lo dirò personalmente ai singoli insegnanti. Ci sono ancora classi in cui mancano 4-5 commenti, quindi naturalmente se non arriveranno io non potrò calcolare le ore per il lavoro a casa. Se ci sono domande, bene, altrimenti io passerei poi alla lezione dell'ingegner Masullo. Ok. Bene, prego. Allora, una prima domanda la faccio io. A che ora è prevista la pausa di 10 minuti? E io penso come l'altra volta alle 11, siete d'accordo, Bortone, sei d'accordo? E questa volta noi, stando a casa, facciamo scegliere alle scuole che sono in presenza. Allora, Tivoli, voi siete d'accordo nel fare la pausa alle 11? Maiolini mi sembra il portavoce di Tivoli. Sì, siamo d'accordo. Ok, allora facciamo 11, 11 e 10? Dalle 11 alle 11 e 10, va benissimo, d'accordo. Allora, io vado, a condividere lo schermo, così prendiamo il PowerPoint. Eccolo, condividi. Allora, vediamo se vedete, datemi solo un attimo di, conferma che vedete il PowerPoint. Vedete questa? Sì, vediamo, il cinema può essere materia scolastica. Perfetto, fantastico. Ok, allora questo è il primo modulo che abbiamo già visto in parte. Vi ricordate, perché l'altra volta abbiamo fatto prima una panoramica molto veloce sulla storia del cinema, le origini, eccetera, e poi abbiamo cominciato con questo approccio alla critica cinematografica, la prima parte, che abbiamo quasi concluso e che concludiamo invece stamattina. Ma comunque, visto che è passato un pochino di tempo, ripetita Juvent, non lo rifacciamo tutto come abbiamo fatto l'altra volta, lo scorriamo rapidamente solo per in qualche modo contestualizzare e ricordarci di che cosa abbiamo parlato. Abbiamo
parlato di testi base fondamentali da consigliare e leggere per chi si approccia alla cultura cinematografica in generale e in particolare alla critica, quindi quello di François Truffaut, che è stato, prima di essere un grande autore, è stato un grandissimo critico dei cahiers di cinema e che ha sdoganato il genio assoluto di Hitchcock con questo libro intervista. Poi il nome sopra il titolo, ricordate, ne abbiamo parlato, di Frank Capra, un'autobiografia straordinaria per la storia del cinema. Poi alcuni saggi di cinema, diciamo, di vari personaggi, scrivere una recensione può essere anche, diciamo, in qualche modo qualche suggerimento, vari articoli anche sulle nostre testate, pubblicazioni specializzate e così via. Questa l'avete vista la volta scorsa. Poi abbiamo tirato fuori un po' di frasi anche un po' buffe, vi ricordate, sui critici che si prendono un po' in giro, che, diciamo, ci fanno un pochino anche pensare di come vengono percepiti. Quindi, insomma, ecco perché la critica deve essere onesta e deve essere colta, deve essere informata, altrimenti ovviamente viene diciamo vista in maniera non esattamente, diciamo, positiva. Dicevamo che bisogna vedere tanti film, però non basta vederli, chiaramente bisogna cercare di capirli, discutere, analizzarli, smontarli, insomma farne un po' un'anatomia, no, di questi film, per poi poterne parlare. Quindi vi abbiamo, diciamo, con questa provocazione del film sulle ultime 24 ore di Pasolini, era un po' appunto un ballon de sé, lo abbiamo buttato diciamo lì come provocazione per suscitare in voi una emozione, una critica strutturata, perché non ci siamo ancora arrivati a come scrivere una critica, ma diciamo era semplicemente proprio un modo di cominciare un po' a rompere il ghiaccio e facendo un po' l'inverso, cioè cominciando prima dalle impressioni e poi dopo dalla critica strutturata, per vedere un po' come avete reagito. Tutto sommato, leggendo alcuni di questi vostri pareri, mi pare che abbiate reagito piuttosto bene, quindi ovviamente la materia prima c'è e bisogna lavorarci sopra come sempre, no? Quindi ecco, potrebbe essere utile anche che ne discutiate fra di voi, per esempio in classe, non so se l'avete fatto o se volete farlo, e l'assunzione di punti di vista diversi, ne abbiamo parlato, la consapevolezza del capire un po' il linguaggio, perché chiaramente il cinema non è letteratura, può essere visto come letteratura per immagini, ma è molto di più, perché poi chiaramente avete visto che le arti che si incrociano nella settima arte, che come viene chiamata appunto quella del cinema, sono praticamente tutte le altre, perché è estremamente trasversale il cinema. Molti linguaggi, codici comunicativi, c'è il sonoro, il visivo, il cinestetico, inteso naturalmente proprio come modo di percepire, no, il proprio corpo nello spazio, no, quindi la cinestesia, la propriocezione, ne abbiamo accennato la volta scorsa. Quindi avvicinarsi al cinema è importante. Comunque, chiaramente, da una parte vedere cosa dice il film, ma anche vedere come lo dice, perché è fondamentale capire anche qual è, non solo, diciamo, appunto, il contenuto, ma naturalmente anche la forma. Quindi un'analisi di tipo estetico-linguistica, il come si dice, naturalmente questo è importante. Il ruolo, diciamo, naturalmente dell'insegnante è sempre un ruolo di guida, un punto di riferimento col quale confrontarsi anche in caso di dubbi, eccetera, cosa che naturalmente vi esortiamo sicuramente anche a fare. Anche appunto per evitare appunto questi rischi, gli esercizi individuali di comprensione possono da un lato far venire meno il piacere e il gusto della visione e dall'altro ridurre esclusivamente i propri strumenti di analisi e di comprensione. Attenzione, il cinema deve essere comunque un piacere, cioè se togliamo il piacere dalla visione, beh, insomma, dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo cambiare mestiere. Se vogliamo fare il critico prima di tutto è un appassionatissimo spettatore, e spesso il critico non è solo cinefilo,
anche cinevolo, vede un po' di tutto, gli piace confrontarsi con naturalmente con la espressione cinematografica nelle sue forme più varie, eccetera, e però prima di tutto ha piacere di andare al cinema o comunque di vedere un film in qualsiasi condizione, e lo scrivere di quello che ha visto molto spesso, anzi sarebbe l'ideale che fosse così, è un po' il prolungamento del piacere della visione, perché quando avete visto un film e poi ne scrivete, se, naturalmente dovete riflettere su quello che avete visto, e se vi è piaciuto in qualche modo, oppure vi ha comunque emozionato, vi ha suscitato dei sentimenti, e in qualche modo quando scrivete e fissate anche un po' le idee, è una specie di prolungamento della emozione, del piacere, della visione. Prima o subito dopo la visione, una discussione, una riflessione collettiva può essere molto utile anche per l'attività di gruppo, fino a che non ci abbiamo avuto sta benedetta pandemia, era, credo, praticamente una cosa molto comune andare al cinema magari in gruppo con gli amici e poi magari appena usciti parlarne, addirittura in piedi fuori dalla sala o addirittura proprio dentro la sala mentre si esce, è un classico, diciamo. Con la professoressa Burlina, noi siamo membri del Cinecircolo Romano e due volte a settimana, per sei volte a settimana, proiettiamo un film e vediamo che i soci che vengono molto, con molto piacere si fermano a discutere, eccetera. Anzi, qualche volta noi facciamo proprio dibattiti di tipo proprio strutturato, come per esempio per questa settimana, ma anche in altre settimane abbiamo una collaborazione col Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, che un po' raggruppa insomma i vari quelli che fanno questo tipo di mestiere, che si dilettano di critica cinematografica, di cui peraltro sia io che il vicepresidente del Cinecircolo Romano Rossella Pozza facciamo parte, siamo membri, e il sindacato ci manda per alcuni film particolari, ci manda alcuni dei critici che ne fanno parte, che vengono, che danno la loro lettura, diciamo, naturalmente del film, e si confrontano poi con i nostri spettatori, con i nostri soci che sono dei cinefili e che quindi hanno una buona conoscenza maturata negli anni anche dei vari linguaggi cinematografici. Momenti di pre e post visione possono essere efficaci, ecco. Ma anche che non sia. Scusami, Catello, se ti interrompo, volevo dire che potrebbe essere anche utile, se uno ha un attimo di tempo, anche per gli studenti, vedere sul sito del Cinecircolo Romano che ci sono pubblicati questi commenti da parte dei critici, proprio per avere un'idea di che cos'è un dibattito, come no, e anche proprio un'opinione di un critico. Sì. Allora, giustamente la professoressa Burlini vi sottolinea questa ulteriore opportunità. Se voi andate proprio sul sito del Cinecircolo Romano e andate a esplorare i vari menu, ci sono proprio incontri, dibattiti in sala, e ce ne sono tantissimi, per cui magari sceglietene uno di un film che avete visto, perché la cosa migliore è quello, oppure se il film vi interessa ve lo cercate, ve lo vedete, e poi vi guardate questa discussione che è stata fatta con i critici del sindacato o con altre persone. Qualche volta abbiamo anche, spesso trovate addirittura l'incontro con i registi, oppure con gli attori, oppure con i produttori, con gli artisti in genere. Quindi avete, diciamo, veramente una grande scelta sul nostro sito. Peraltro troverete anche queste lezioni, perché in genere le registrazioni di queste lezioni le mettiamo anche sul sito, quindi potete trovare, per esempio, per curiosità, insomma, bisognerebbe naturalmente avere la voglia e anche il tempo di poterlo fare, potreste trovare anche queste lezioni fatte ai vostri colleghi degli anni precedenti, che non sono sempre uguali, come potete immaginare, perché vengono in qualche modo sempre in qualche modo integrate, eccetera. Bene, allora, quindi bisogna entrare nello schermo, diciamo, guardare, non semplicemente vedere, analizzare in profondità, quindi cercando un po' tutti i significati e cercare di scoprire tutti i segreti di questo linguaggio, che è un linguaggio molto particolare, non è né un linguaggio solo letterario,
né un linguaggio solo artistico né solo visivo, ma è appunto un linguaggio di tipo cinematografico. Per essere efficace, questi laboratori analisi dovrebbero funzionare tutto l'anno, diciamo, noi cerchiamo in qualche modo di appunto seguirvi durante tutto l'anno scolastico con queste prime lezioni, diciamo, più o meno teoriche, e poi andiamo a fare qualche laboratorio di scrittura, ma soprattutto poi il clou ci sarà a ottobre, e quindi praticamente per voi è nel prossimo anno scolastico, all'inizio del prossimo anno scolastico, quando ci sarà il nostro festival delle opere prime, e in cui sarete chiamate nelle tre mattinate a vedere i tre film in concorso e a stabilire peraltro intanto il film preferito degli studenti, quindi quello lo stabilite proprio voi con il vostro voto, ma concorrete anche a individuare il film che vince il festival. Potrete venire la mattina a vedere i film, l'abbiamo ripetuto più volte, fare domande ai registi, agli attori, agli artisti che interverranno, e poi entro la giornata fare la vostra critica. A quel punto avrete già un'idea di come strutturarla, perché avete fatto questa parte teorica, e consegnarla, inviarla entro la sera, e concorrerete al premio per la migliore recensione degli studenti, che sarà conferito proprio durante la cerimonia di premiazione, che sarà fatto il mercoledì sera con inizio alle 21, e il primo premio che sarà dato sarà proprio quello degli studenti, alla migliore recensione degli studenti, con una targa allo studente che l'ha scritto ed una all'istituto scolastico da cui proviene. Poi a seguire ci saranno tutti gli altri premi: migliore regia, migliore attore, migliore attrice, migliore colonna sonora e così via, fino naturalmente ai premi finali, che sono quelli della migliore opera preferita degli studenti, e poi il vincitore del festival, il premio Cinema Giovane, diciamo proprio propriamente detto. Chiaramente abbiamo avvertito che è difficile incasellare in questi schemi precostituiti il linguaggio cinematografico, e ogni film ha poi ovviamente la sua unicità e specificità, però in linea di principio si possono fornire una serie di informazioni, quindi la sintesi della trama, la spiegazione di alcuni nodi narrativi, informazioni sul cast, i cosiddetti credits, no? E delle indicazioni degli aspetti nei quali vale la pena prestare più attenzione, letture di alcune recensioni fondamentali, soprattutto agli inizi è bene confrontare il proprio giudizio critico o anche le proprie impressioni con il giudizio invece di professionisti del settore, che ovviamente fanno questo mestiere da molti anni. Anche se non in tutti i casi appunto facilita o favorisce la visione, potrebbe essere preferibile anche il contrario, insomma qualcuno preferisce farsi stupire completamente dal film senza vedere nulla, va lì e si vuole fare tutto, perché poi la meraviglia, lo stupore e la sorpresa sono uno degli ingredienti spesso del successo di un film. Comunque dicevamo appunto, essenzialmente deve essere piacere ed emozione, questa è la cosa fondamentale, e quindi anche appunto la scoperta, la sorpresa eccetera, e sicuramente la cosa fondamentale è che non deve essere noioso, perché se è noioso è un dramma, no? Cioè il maggior nemico di un film è la noia. Però attenzione, anche la noia non è una cosa oggettiva, la noia è una questione profondamente soggettiva, quindi dipende dal proprio modo empatico di mettersi in rapporto con lo schermo. Per esempio, ci sono alcuni film che vengono giudicati noiosi magari dal 90% degli spettatori, e per una piccola parte di spettatori più cinefili, più diciamo in qualche modo appassionati della cultura cinematografica, possono invece essere degli assoluti capolavori. Quindi dipende ovviamente poi dal proprio grado di anche di cultura cinematografica, anche dal proprio modo di vedere, dal proprio modo di appassionarsi a questa cosa. Vi avevamo proposto anche qualche esercizio, non so, per esempio a partire dalla sola locandina, dire ma di che parla sto film, e vi ricordate abbiamo fatto vedere varie locandine sempre di Via col Vento, del film più visto della storia in assoluto, per poter diciamo fare un gioco, no, di immaginazione, e quindi questi giochi possono essere molto utili a sviluppare, ecco, vedete ancora Via col Vento, sottoporre a diversi gruppi, ragionare, poi per esempio confrontare ogni gruppo cosa ci ha visto, e anche questo può essere chiaramente utile. Ancora vedete quante
locandine dello stesso film, ogni locandina mette l'accento su un particolare aspetto del film, quindi in qualche modo vedere varie locandine può in qualche modo appunto far capire alcune parti della storia che magari altre locandine, altri manifesti non ci sono. Al termine della visione del film sarà interessante confrontare quindi quelle diciamo le risposte che sono state date semplicemente guardando il solo manifesto senza sapere nulla del film e vedere se in qualche modo, non se ci avete azzeccato o meno, ma in quanto vi siete avvicinati poi alla storia reale del film. Un altro degli esercizi di laboratorio, diciamo, sulla visione dei film, potrebbe essere quello di ipotizzare invece voi il manifesto del film, fornendo alcune indicazioni relativo allo scopo, se è una storia d'amore, più che altro. Gli studenti potrebbero anche definire uno slogan adeguato e decidere quale immagine accompagnarlo, pure l'attenzione sull'ambiente, sui personaggi, sulle azioni o così via. Un altro esercizio è quello di ipotizzare il casting, cioè la scelta degli attori essenzialmente, e quali aspetti fisici e caratteriali dovrebbero avere gli interpreti del film. Questo è molto utile. Dopo la visione dovrebbe essere interessante anche confrontare le proprie scelte con quello che operato il regista, verificando eventuali naturalmente somiglianze e differenze. Vi ricordate, ne abbiamo accennato questo, se un film è tratto a romanzo bisogna leggere il romanzo prima o dopo di vedere il film? Beh, questa è una storia antica, eccetera, poi molto spesso diventa di tipo casuale. Abbiamo detto però che spesso che cosa succede? Succede che il film che vediamo tratto a romanzo è questa raffigurazione in immagini in movimento che si è fatto il regista, o meglio lo sceneggiatore, quello che diciamo scrive il film, quello che fa il progetto esecutivo, tra virgolette, del film, e che è assolutamente individuale della persona o del gruppo di persone che questo hanno fatto, e che molto spesso differisce da quella dei lettori del romanzo, perché ogni lettore si fa la propria raffigurazione di quello che la pagina scritta gli evoca nel pensiero, quindi se l'immagina. Quindi non è assolutamente raro che chi abbia molto amato il romanzo, quando va a vedere il film, ne resti deluso. Totalmente o parzialmente. Perché? Perché chiaramente non corrisponde alla immagine, alla prefigurazione che si era fatto mentalmente leggendo e immergendosi nelle pagine del libro. Perché ovviamente sono persone diverse che hanno immaginato questa cosa. Delusione che invece è significativamente inferiore per chi invece vede prima il film e poi legge il libro. Perché quando avrà già visto il film, quindi ha visto qual è la raffigurazione che si è fatto il regista o lo sceneggiatore, spesso magari coincidenti, poi in effetti quando legge il libro, a quel punto non potrà fare a meno di raffigurarsi le cose della pagina scritta con le immagini che ha visto dal film che ha visto, e quindi in qualche modo, anzi può essere un ampliamento del piacere di aver visto il film, leggere il romanzo da cui è tratto, e quindi la delusione normalmente è inferiore. Quindi si potrebbe dire forse è meglio vedere prima il film del romanzo. Beh, insomma, questo poi lo decidete voi, chiaramente. Ci sono naturalmente differenze comunicative tra un testo scritto che lavora sul piano dell'astrazione simbolica, e insomma il bravo scrittore è proprio quello che ti prende e ti porta dentro, diciamo, la storia, però in genere lascia uno spazio per la costruzione di immagini mentali che sono sempre molto soggettive, che sono proprie di ciascun lettore e sono diverse da un lettore all'altro. E mentre invece il testo filmico in qualche modo queste cose ve le dà preparate e predigerite, perché sono state in qualche modo già utilizzate. In film lavora per analogie con la realtà a cui rimando, utilizza naturalmente tutti i linguaggi possibili, caratterizza maggiormente la rappresentazione mentale, quindi sicuramente la limita e la influenza. Questo c'è alcun dubbio. Quindi si potrebbero fare delle attività di laboratorio, come leggere l'incipit del libro, vedere la prima sequenza del film, poi confrontarla. Sono tutte cose utilissime, non c'è mai molto tempo per farle, però poi nei corsi specifici che si fanno per chi di voi volesse poi fare dei corsi specifici su queste cose, vedrete che queste attività di laboratorio
ve li troverete e sono sempre molto 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 interessanti e molto utili. Suddividere la classe in gruppi di lavoro, ciascun gruppo deve dare per esempio 10-12 fotogrammi e chiedere di dare gli stessi un ordine logico cronologico e scrivere sotto ciascun fotogramma una didascalia. Poi si confronta il lavoro svolto da ogni gruppo e ci si troverà molto probabilmente con storie completamente diverse. Questo è molto divertente, oltretutto è anche divertente. E la successiva visione del film permetterà di verificare eventuali somiglianze e differenze interpretative, anche in questo caso. Laboratorio sulle immagini mentali, si forniscono a vari gruppi di lavoro, appunto immagini tratte da riviste, rappresentazioni grafiche, altri materiali, invitando a costruire con la tecnica del fotocollage una mappa relativa al paese in cui è inventato il film e verrà successivamente visto. Questa è una tecnica, diciamo, di approccio psicologico, si chiama film language, che viene utilizzata molto, molto, molto divertente, molto coinvolgente e anche molto utile. Gli stimoli che potrebbero guidare la realizzazione potrebbero essere: qual è la vostra immagine mentale di, provate a chiudere gli occhi e pensare in quale paese, che cosa vi viene in mente, mappe prodotte dai vari gruppi, si potrebbero poi analizzare, commentare, confrontare collettivamente. Un laboratorio poi sulle conoscenze di base agli studenti, scegliendo un film che affronti particolari tematiche, interesse storico, sociale, culturale, che mettono lo spettatore dentro realtà geografiche e antropologiche molto differenti da quelle di appartenenza. Per stimolare una visione più attenta, anche insomma, in qualche modo motivata, capace di cogliere appunto nel testo filmico informazioni utili e risposte, potrebbe essere opportuno verificare le conoscenze di base, quindi le preconoscenze rispetto alla visione del film. E che ovviamente in ragione della vostra giovane età non sono infinite, sono anzi molto limitate, perché dipende dal vostro percorso sia di studi che comunque di vita. E quindi chiaramente bisogna cercare di stimolare il desiderio di cercare risposte dalla visione, sempre un questionario con domande a cui difficoltà potrebbe diventare una molla per andare appunto alla ricerca dentro al testo filmico di risposte ai quesiti rimasti aperti. Poi il laboratorio sui fotogrammi sulla dimensione creativa, e ancora altri tipi di laboratori, il contenuto della sequenza, partendo dai fotogrammi dei singoli film, laboratorio sul titolo del film, se voi chiedete ai studenti, prendete in considerazione il titolo, provate a immaginare che cosa potrebbe parlare quel film con quel titolo. Molto spesso i titoli hanno veramente poco a che fare con... Allora, non so, perché adesso mi viene in mente, perché in questi giorni è uscito un film molto singolare, no? Di Thomas Anderson, che si chiama Licorice Pizza. Allora, insomma, senza sapere nulla di questo film, voi che cosa potreste pensare? Cioè, ma come una pizza alla liquirizia? Insomma, cioè, ne conosciamo alla Nutella, ad altre cose, all'ananas, però insomma, la pizza alla liquirizia non si è mai sentita, no? Fra l'altro, se qualcuno di voi ha già visto il film, nel film non viene mai pronunciato il licorice pizza, quindi uno potrebbe uscire dalla sala e dire: ma che significa sta pizza di liquirizia? Forse è un po' un ossimero, come un po' la vita di questi personaggi particolari, eccetera. Niente di tutto questo. Come al solito, poi vi viene in aiuto le informazioni, il pressbook, internet, eccetera. Licorice pizza era semplicemente una marca di dischi in vinile, come si usava una volta, che se voi pensate a un long play sembra proprio una pizza tutta nera, che è il colore della liquirizia, e che era molto affermata all'epoca, diciamo quando era giovane il regista, e che ha così pensato di rendere un omaggio a questo suo discorso di gioventù. Quindi vedete che non sempre questo esercizio è possibile, perché ci sono dei titoli che sono drammaticamente lontani dalla storia del film. Lui evoca un'epoca, perché in effetti il film è ambientato in una certa epoca, ed era l'epoca in cui andava forte questa casa discografica che si chiamava Licorice Pizza. Però, ripeto, ecco, queste cose le potete scoprire leggendo, studiando, andando a scavare, andando magari a leggere le interviste rilasciate al regista, perché sicuramente qualche giornalista un po' curioso gli dice: senti, po', ma che è sta pizza di liquirizia? E lui spiega naturalmente perché ha voluto dare questo titolo. Poi c'è il problema non sempre commendevole, devo dire la verità,
con dell'abitudine tipicamente dei nostri distributori italiani che cambiano il titolo al film. Una volta si faceva perché non c'era una conoscenza delle lingue straniere, quindi arrivava un film, che ne so, dall'Azerbaigian, con un titolo azerbaigiano, nessuno chiaramente poteva capire. Certo, magari un film in inglese o in francese era più facile, diciamo, capire, però nonostante questo i titoli venivano regolarmente cambiati, e questo uno può essere anche spiazzato qualche volta, anzi nella stragrande maggioranza delle volte il titolo cambiato in italiano era meno potente, meno interessante del titolo originario. Qualche volta si faceva la traduzione letterale, che in genere è la cosa migliore, altre volte invece si stravolgeva totalmente il titolo con effetti assolutamente indesiderati. Anche questo chiaramente può in qualche modo fuorviare, non so, ci sono infiniti esempi ovviamente di questi, ci sono altre volte che possono essere anche azzeccati i titoli italiani. Per esempio c'era un film molto divertente di molti anni fa che in originale era Analyze This, cioè analizza questo, che può significare tante cose, in qualche modo può avere anche qualche diciamo qualche accezione un po' volgare, un po' in qualche modo diciamo appunto suggestiva. In italiano lo chiamarono Terapie e pallottole, perché in effetti era proprio la storia di un mafioso, ma di quelli veri, un gangster forte, interpretato tra l'altro da grandissimo Robert De Niro, il quale cominciava ad avere delle crisi di panico, e chiaramente voi immaginate che per la, diciamo, dal punto di vista professionale, uno che deve ammazzare la gente, se ha delle crisi di panico durante una sparatoria può essere un problema, diciamo, no? Potete immaginare. E allora va da uno psicanalista, grandissimo Billy Crystal, che è sempre un attore brillante, meraviglioso, e va a provare a fare la terapia per conto di un amico, no? Insomma, figuriamoci il classico sistema. E quindi lì effettivamente forse Terapie e pallottole è un pochino più azzeccato di Analyze This, che però anche Analyze This aveva le sue, diciamo, in qualche modo il suo ragione di essere, però in altri casi i titoli vengono stravolti, quindi non sempre si può fare. Vabbè, abbiamo parlato, va bene, questo l'avevamo visto. E allora io direi che possiamo andare direttamente con il secondo modulo, eccolo qua, quindi lo andiamo a sistemare. Vediamo il secondo modulo dopo la visione. Ecco, perché adesso abbiamo visto tutta una serie di laboratori possibili che si possono fare prima della visione del film. È chiaro che poi ci sono una serie di attività sicuramente più importanti per chi si approccia in qualche modo alla scrittura di una recensione cinematografica, da fare dopo la visione del film, che è naturalmente la parte chiaramente fondamentale di approfondire. Beh, certo, la scuola può aiutare il giovane spettatore a interrogare le immagini, a visitare il film nei suoi diversi aspetti, a guardarlo naturalmente da diversi punti di vista, in qualche modo a sezionarlo per quello che per dice e che come lo dice. Punto di domanda: può farlo la scuola? Ah, direi di sì, io spero che in qualche modo stiamo provando a farlo tutti insieme, no? Bene, ogni film è un labirinto interpretativo? Beh, non tutti. Oggettivamente ci sono dei film che magari non hanno lo scopo in qualche modo di nascondervi delle cose, oppure di portarvi al piacere della scoperta di cose attraverso indizi, eccetera. Alcuni film sono fatti semplicemente per intrattenere, e anche se quasi sempre i film hanno vari piani di lettura,
però diciamo non tutti lo sono, non tutti. Esiste un metodo giusto, un metodo sicuro da applicare all'analisi del film? Beh, un metodo sicuro. Per solito, diciamo, è utile partire da una lettura emotiva, che poi è quello che abbiamo provato a farvi fare con il film su Pasolini, per passare progressivamente a una lettura critico-analitica, cercando di organizzare il lavoro, almeno, adesso noi siamo un po' schematici, attenzione, queste sono tutte cose che non è oro colato, la Bibbia, al di fuori della quale non c'è altra verità. No, questi sono degli approcci, dei possibili suggerimenti, poi ce ne possono essere anche altri, ovviamente. Allora, vediamo di analizzare queste tre diverse fasi che in qualche modo vi potremmo suggerire, almeno in una prima istanza, in un primo approccio da utilizzare. Quindi attività di post-visione collettive, attività di post-visione di gruppo e attività di post-visione individuale, perché è chiaro che c'è un modo... siete abilitati ovviamente a interrompermi quando volete per fare qualche domanda, però diciamo se sono semplicemente un'apertura accidentale di microfono va bene così. Allora andiamo a vedere un po' queste tre possibilità, diciamo, di approcciare il post-visione. In ciascuna delle fasi sarebbe opportuno focalizzare chiaramente l'attenzione sui vari aspetti che caratterizzano il film, quindi aspetti narrativi, naturalmente, diciamo come viene raccontata la storia, gli aspetti tematici, cosa racconta la storia, gli aspetti linguistici, qual è il linguaggio in cui viene raccontata chiaramente la storia. Quindi si può proporre agli spettatori studenti di scrivere dopo la visione un breve racconto che ciascuno poi leggerà ai compagni. Questo è utile perché non tutti colgono le stesse cose in un film dopo averlo visto. Alcuni sono più in qualche modo impressionati da alcuni aspetti, altri sono impressionati da aspetti di tipo diverso. Quindi confrontare il breve racconto, per esempio si può dire scrivete il film, la sinossi del film scrivetela in 5 righe, e poi è anche un grosso esercizio ovviamente di sintesi, perché non è facilissimo, pure in 10 righe, dopo questo lo decidete voi, e poi ciascuno legge il proprio racconto, lo legge gli altri. Vedrete che spesso questi racconti differiscono l'uno dall'altro. In questo modo ognuno potrà appunto ripensare al film dal proprio punto di vista, i ricordi di singoli potranno contribuire a creare la fisionomia del film, utile per svolgere poi le attività naturalmente successive. Il racconto potrebbe contenere voci del tipo: un personaggio con il quale mi piacerebbe entrare nel mondo del film è... Potrebbe essere questo un possibile approccio. Per esempio, vabbè, qui vi faccio degli esempi, quindi volendo si potrebbero andare a vedere questi. Se volete fatelo, qui vi metto il link per il trailer, ma insomma ancora meglio vedere completamente il film. Sono film che hanno fatto un po' la storia del cinema, film anche molto divertenti e commerciali, quindi diciamo non film non particolarmente impegnativo, forse l'avete anche visto, magari sono ripassate in televisione, addirittura 4 Oscar, campione di incassi negli Stati Uniti nel 1981, un film molto importante. Il racconto potrebbe contenere voci del tipo: un colore che mi ha colpito. Qui vedete dalla vignetta come diciamo le sensibilità per genere sono un po' diverse. Vedete quanti colori ci sono dalla parte della nuance femminile e quanti pochi invece ci sono da quello maschile. È proprio perché così avviene effettivamente. E per esempio appunto potremmo vedere, a proposito di colori, il colore viola di Spielberg dell'85 e anche il romanzo da lui è tratto, che ha vinto il premio Pulitzer nell'83, ha avuto il Golden Globe, Whoopi Goldberg come migliore attrice drammatica, Il nastro d'argento in Italia come miglior film straniero. Qui c'è un link, se volete vi potete vedere, diciamo, il racconto potrebbe contenere voci del tipo: un luogo che ricordo, per esempio non so, Parigi, allora, che è sempre un po' magica e lo è particolarmente questo film di Woody Allen, non ha mai sbagliato il film,
autore straordinario, con Adrien Brody che fa Salvador Dalì, Owen Wilson e Pagini, Golden Globe 2012, era candidato, e poi Oscar 2012 per la migliore sceneggiatura originale, era candidato anche in cinematografia. Se volete potete vedere appunto il trailer. Scusa Catello, dovresti avvicinarti di più al microfono perché ogni tanto va via la voce. Bene, allora forse così va meglio? Mi sentite bene? Sì. Va bene. Allora, il racconto potrebbe contenere anche voci del tipo una frase importante. Ecco, forse ho già avuto modo di accennarlo in precedenza, non mi ricordo però se ad altri vostri colleghi o a voi stessi, ma è opportuno per chi approccia questo mestiere del critico cinematografico andare sempre al cinema con un taccuino, quello classico, il moleschine, ma può essere anche un pezzo di carta qualsiasi, e una penna, possibilmente una penna di quelle luminose con una luce molto fioca che vi consente di scrivere al buio della sala, ma che nello stesso tempo non provoca effetti abbaglianti che danno fastidio al vostro vicino oppure a chi vi sta dietro, cosa che invece avviene regolarmente con gli schermi dei vostri telefonini, che sono praticamente come un altro schermo cinematografico, forse ancora più luminoso, e che sono assolutamente, diciamo, da vietare in maniera assoluta all'interno del cinema. Ecco, perché vi può capitare intanto di appuntare una frase, una battuta, una cosa importante, perché voi pensate, beh, questa è bellissima, questa me la ricorderò sicuramente. Guardate, 5 minuti dopo non la ricordate più, anche 2 minuti dopo. Quindi se non la scrivete subito non me la ricordate. È vero che poi vi può aiutare Google in qualche modo a ritrovarla, però anche le vostre impressioni sul momento, su una determinata scena, sul in qualche modo su uno snodo narrativo, scriverlo subito mentre guardate il film vi aiuterà moltissimo. Poi sono appunti che in qualche modo vi fanno rievocare la sensazione, l'emozione che avete provato in quel momento, cioè la fissate con una breve frase che vi ricorda questa cosa. Sembra un po' così, insomma, un po' forse un po' inutile potrebbe sembrare ad un primo approccio, invece è utilissimo. Infatti, se voi andate a un'anteprima stampa in cui gli giornalisti, i critici cinematografici vengono invitati per andare a vedere un determinato film, vedrete che più o meno che tutti quanti scribacchiano qualcosa, e ovviamente non tutti nello stesso momento, perché non tutti sono in qualche modo colpiti da quella frase, da quel momento, da quella cosa, e è sempre una questione ovviamente di tipo individuale. Naturalmente anche la critica che ne scaturirà dopo sarà totalmente individuale, chiaramente. Bene, allora, e quindi adesso ritorna Via col vento, questo insomma, 9 premi Oscar, quindi il film, questo vi ho visto più volte, ho ripetuto che è il film più visto nella storia, sono stati staccati oltre 400 milioni di biglietti, cosa che non è avvenuto per altri film successivi che pure hanno avuto incassi straordinariamente più ampi di Via col vento. Però, insomma, nessuno è riuscito a staccare più di 400 milioni di biglietti, nonostante la popolazione mondiale sia molto aumentata, nonostante ovviamente gli incassi siano stati molto maggiori, però questi record non sono stati, diciamo, mai battuti, anche perché, come sapete, diciamo, il sistema, il modo di usufruire degli audiovisivi, poi nel tempo si è modificato, sempre di più si vedono su device di tipo diversi, non si, insomma, la sala non è come una volta l'unico modo di vedere un film. Se voi pensate che nel 39 non c'era praticamente, in Italia non c'era la televisione, ma anche negli Stati Uniti era un po' agli inizi, quindi praticamente all'epoca era l'unico modo di svago reale, era questo. Infatti, in tutti i paesi c'era un numero di sale cinematografico che era multiplo di quelli che ci sono adesso. E quindi però questo è un film, devo dire, che ha fatto assolutamente storia.
Il racconto potrebbe contenere anche voce del tipo un gesto che mi è o non mi è piaciuto. Beh, questo è quello famosissimo, ovviamente, il film di Fellini, Vitelloni, con diciamo il Alberto Sordi, giovane all'epoca, che così si riferiva in maniera molto ironica dei lavoratori che lavoravano sulla strada. Forse qualcuno di voi ha visto la scena. Ecco appunto i Vitelloni, Federico Fellini nel 53, Leone d'Argento alla Mostra di Venezia, ex equo, e poi Nastro d'Argento. Nastro d'Argento sono i premi dati dai giornalisti cinematografici, non dai critici. I giornalisti cinematografici sono una categoria di giornalisti che si differenziano dai critici perché lavorano in effetti alla promozione dei film più che alla critica indipendente, quindi diciamo non sono quelli che stroncano i film, ma sono quelli che li promuovono, anche se poi magari il film non gli è piaciuto particolarmente, però per lavoro lo devono promuovere, e però loro danno dei premi, sono molto ambiti in Italia, che sono tra i più importanti premi cinematografici, appena sotto i David di Donatello, che sono gli equivalenti naturalmente degli Oscar in Italia. Oppure L'ora di Napoli, Vittorio De Sica del 54, anche questo naturalmente premi Nastro d'Argento per Silvana Mangano come attrice e così via. Il racconto potrebbe ancora contenere voci del tipo un'emozione positiva che ho provato, e questo è importante. Oppure potrebbe contenere voci del tipo un'emozione negativa invece che ho provato. Mi pare che su Pasolini siano maggiori quelle negative, leggendo un po' le varie cose, però insomma, voglio dire. Il racconto potrebbe ancora contenere voci del tipo un mio pensiero sul film, che era poi quello che in qualche modo vi era stato chiesto e che molti di voi in effetti, diciamo, hanno espresso. Oppure ancora contenere voci del tipo quale altre voci è la vostra storia, il vostro modo di raccontare quel tipo di film, perché diciamo in qualche modo come abbiamo vissuto la proiezione, anche questo può essere diciamo importante. Poi naturalmente questo è estremamente individuale, perché chiaramente poi dipende anche dalle particolari vostre condizioni di quel momento, di quell'ora, del giorno o della notte e così via. Cosa ci ha lasciato negli occhi, nel cuore, nella testa il film visto? E questo pure è indubbiamente importante da fissare. Quali elementi ci hanno maggiormente colpito? E questo, vedete, c'è sui piatti della bilancia, da una parte c'è il cuore, da una parte c'è il cervello, e sono due organi molto importanti che evocano evidentemente sentimenti e percezioni di tipo diverso, perché è chiaro che forse ci vorrebbe un terzo piatto della bilancia dove mettere anche la pancia, no? Lo stomaco, perché molte volte si dice ma questo dal punto di vista proprio di pancia ti prende molto, oppure dal punto di vista appunto di cuore per i sentimenti, alla romanticità, oppure dal punto di vista proprio del piacere intellettuale, ovviamente, di usufruire di questo tipo di stimolo. Quali frammenti riaffornano per prima la memoria e perché? Questo è molto interessante come aspetto, perché sono le cose che vi hanno colpito di più. Se ci pensate bene, ci sono dei film dei quali ci sono delle cose che assolutamente che saltano fuori e che vi ricordano quel film in modo particolare. Una scena particolare, una battuta particolare, spesso anche delle musiche particolari. Questo lo fanno, per esempio, spesso le colonne sonore scritte da Morricone, che si ricordano spesso più del film stesso. Perché è così, insomma, voi sentite la musica, non so, dei film della famosa trilogia del dollaro di Sergio Leone, con le musiche assolutamente inventive, totalmente diverse da tutte le altre scritte precedentemente, scritte da Ennio Morricone, appena sentite quella musica voi pensate subito a una pistola Colt 45 che spara, c'è poco da fare. Bene, allora io direi che potremmo fare questa interruzione. Quindi esco dalla
dalla condivisione, eccolo qua, e ci rivediamo a questo punto tra 10 minuti, ok? Se ci sono domande, segnatele sul vostro taccuino, che spero che abbiate davanti un pezzo di carta, e poi le vediamo dopo, d'accordo? Va bene, grazie. Ok.
Allora, ditemi voi se possiamo riprendere. C'è qualcuno degli insegnanti che mi dà l'ok per ripartire? Sì, noi del Volta ci siamo. Bene, professor Bortone c'è? Vabbè, ma insomma, diciamo l'orario è giusto 11:12, allora magari in attesa che magari qualche altro si ricolleghi. Volevo condividere di nuovo lo schermo. Ecco, il professor Bortone è arrivato, benissimo. Allora, condivido lo schermo per andare a farvi vedere. Andiamo su un qualsiasi, diciamo, un motore di ricerca. Allora, queste sono cose che chiaramente non vi interessano. Questo era dove stavamo. Dove stavamo prima, però volevo andare su Google, vediamo un po', questo lo spegniamo, che non mi consente. Ok, mi vedete sempre, vedete lo schermo di Google, sì? Adesso no, adesso vediamo lei. Ah, allora devo rifare la condivisione, aspettate, perché mi sembra che è saltata un momentino. Sì, è vero, avete ragione. Allora, aspettate che ho anche la professoressa Burlin che mi sta chiamando, non so se è perché... Scusate un attimo. Toto? Ok, va bene. Va bene, va bene. Allora, no, la professoressa Burlin è di nuovo con noi. Allora, mi vedete la schermata di Google adesso? Sì, adesso sì, sì. Perfetto. Allora, se noi andiamo a scrivere Cine Circolo Romano, ci porta sul sito del Cine Circolo Romano. Eccolo qua. Ci andiamo. Vedete questa l'immagine che abbiamo scelta, forse qualcuno di voi si ricorda anche di questi due Hugo Cabret, bravissimo chi l'ha detto, questi due ragazzini che sono in una sala cinematografica e sono rapiti dalla magia del grande schermo. Bene, allora qui voi vedete, qui siamo nella home, no? Diciamo, quindi vi dice insomma che cosa facciamo, i programmi, no? Ecco, i film, per esempio questi sono i film di gli ultimi, questi film che stiamo proiettando adesso, e ieri abbiamo avuto proprio per questo appunto l'intervento di un critico del sindacato critico. Avevamo detto che poi qui ci sono appunto le stagioni precedenti, la nostra rivista testata giornalistica, il premio Cinema Giovane, e appunto, poi c'è qualche notizia e i soci e così via. Allora, vediamo per esempio nella rivista Cucina possiamo vedere i filmati degli eventi e dei dibattiti, quelli di cui vi accennavo prima. Se noi ci andiamo a scusi dottor ingegnere Masoli, prego. Io in chat ho messo il link diretto a questa sezione, così i ragazzi quando vogliono la possono andare a vedere senza fare tutto il giro. Ah sì sì, perfetto, benissimo, perfetto. Ah sì sì, infatti l'ho visto. Benissimo. Però se lei ce lo vuole un attimo, come dire, commentare. Sì 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 sì, allora vedete, ecco, ripeto, per esempio qui ci sono eventi e dibattiti, ci sono varie cose, vedete PCTO, i mesi del cinema livello 2, questa è una delle lezioni appunto che abbiamo fatto con voi. Questo era un critico del sindacato che presenta il film Nowhere Special di Umberto Pasolini, il film straordinario come ha fatto quest'anno. Un altro PCTO,
un altro, diciamo, critico. Ecco, questo per esempio ve lo consiglio, visto che vi siete approcciati a Pasolini. Noi abbiamo fatto un evento specifico e ne stiamo preparando altri per il centenario di Pasolini, e qui c'è un commento in particolare di uno studioso, il professor Sirlito, che è peraltro un nostro socio, e abbiamo fatto anche un filmato ad hoc. Qui c'è un commento di American a Roma, qui c'è la presentazione di un libro molto interessante sul cinema, presentazione di un film da parte dei registi, un altro film da registi, questo è un altro film, un libro, presentazione di un libro, e così via. Ce ne sono tanti altri, qui con l'allora presidente del sindacato critici. Ecco, qui per esempio con lo sceneggiatore fratello di Pupi Avati, che è il regista di questo film, l'ultimo film che è uscito Pupi Avati, bellissimo, è quello di Lei mi parla ancora, tratto questo da un romanzo altrettanto bello del papà del famoso critico diciamo d'arte, che è Vittorio Sgarbi. E qui ancora altri, e così via, ce ne sono tantissimi. Qua c'è un'intervista alla nipote di Fellini, altri film, diciamo, in qualche modo, vedete, tanti film, e così via. Poi, se andate nel Premio Cinema Giovane, per esempio, ecco, questi qua ci sono le varie interviste qui sul festival, quello a cui voi sarete chiamati a partecipare a ottobre di quest'anno. Questa è la passata edizione fatta a ottobre del 2021, dove non voi, ma qualcuno dei vostri predecessori chiaramente ha partecipato, e qui trovate per esempio appunto la cerimonia di premiazione. Poi analisi con incontri, vedete qui con la regista, ancora con la regista, qui pure con il regista di questo film, con il regista, poi questo è il film che ha vinto, tra l'altro, con Alessandro Gassman, e così via. Allora, per esempio, giusto per darvi un'idea, ne apriamo uno, che è quello della premiazione, e vi faccio vedere solamente l'inizio, perché c'è la produzione del vostro diciamo predecessore. Allora vediamo un po', sì. Lo scorro, qui c'è la professoressa Bollini che è molto... Scusate, mi abbasso un attimo, tanto sono distanti perché sennò non riesco a parlare. E poi c'è anche un ragazzo che adesso è all'università, che ha fatto con noi la prima parte del PCTO, era una quinta, quindi ha fatto la maturità e adesso è all'università, e che vi racconterà una bellissima esperienza che noi abbiamo proposto e che lui è riuscito a fare. Comunque io vorrei ringraziare soprattutto i ragazzi, anche per eliminare una sorta di pregiudizio che in questi giorni, ma soprattutto nel periodo del Covid, spesso noi adulti abbiamo fatto a proposito di questi ragazzi che non hanno voglia magari di cimentarsi con esperienze nuove, che sono pigri. Assolutamente quello che è successo in questi giorni ci ha dato la dimostrazione che c'è finalmente una voglia non solo di venire al cinema in sala, una voglia proprio di conoscere, di capire, di comprendere il cinema quando è veramente un cinema che emoziona e che appassiona. I registi che sono venuti in sala a parlare con gli studenti hanno verificato che questo è vero. E se dopo volete, vi passo il mio telefonino, vi faccio vedere che ancora in questo momento mi arrivano le recensioni del film che hanno visto stamattina,
e che naturalmente non partecipano al premio, ma è soltanto la voglia comunque di dire la propria idea. Addirittura, e poi l'ha smesso, addirittura, ecco, mi diceva Rossella che anche la giornalaia era rimasta stupita del fatto che i ragazzi si erano fermati a lungo fuori della sala a parlare del film, perché a loro era veramente piaciuto tanto, volevano parlare. Mi hanno detto di chiedere, dopo lo faremo, ecco, se la regista ha intenzione di fare un altro film, perché poi vorranno andarlo a vedere in sala. Ecco, questo è il risultato bellissimo raggiunto con questo progetto. Adesso io vi presento la ragazza che ha vinto la migliore targa, la targa per la migliore recensione, scusate. Prego. Leggo la recensione perché è molto lunga. Allora, Ma era pubblicata. verrà pubblicata non solo la sua recensione, ma la responsabile della nostra rivista, Rossella, ci ha dato quest'anno anche la possibilità di pubblicare l'altra recensione, diciamo quella che è arrivata seconda, ma vi dico che sono tutte bellissime e interessanti. Tant'è vero che io ho detto ai registi che se volevano gliele spedivo, perché è sempre una grande crescita anche per loro conoscere il parere del pubblico così giovane. Ecco, allora adesso Rossella ti dà la targa, io ti leggo la motivazione. Rita Diani. Sì. Allora, Rita Diani, come una veterana, ha esaminato e vagliato tutti gli aspetti del lavoro cinematografico dei Predatori. Si è soffermata sull'uso della macchina da presa che sensibilizza e focalizza la scena, sul montaggio, sulla struttura del dialogo, sulla recitazione, sull'uso della musica e non si ritrae nel sostenere la presenza di qualche imperfezione. Buona la sua disamina sugli aspetti sociologici dell'opera. Allora, con un applauso a Rita, auguriamo un futuro di donna di cinema. Non c'era la professoressa che gira Ecco, anche, no, la professoressa non è potuta venire. Vabbè, allora facciamo un'idea un po' più male. Allora, ecco, Dove l'aria? Una naturalmente c'è la targa. Però c'è anche un sacchetto di libri che è stato regalato dalla Fandango Libri, ma è importante sottolineare questo, il rapporto che noi sempre con il nostro docente sottolinea quando andiamo, quando c'è la lezione teorica sul cinema, l'importanza comunque della cultura. Leggere fa sempre tanto bene. Ecco i libri per la ragazza. Non ha mai dopo. Non ha più male, no? Che Bene, allora possiamo finire qui. Naturalmente poi la cerimonia di premiazione è proseguita con tutti gli altri premi tecnici, eccetera, però diciamo ci ho tenuto a farvi vedere in qualche modo come farvi venire un po' l'acquolina in bocca, se mi permettete, cioè potreste essere voi il prossimo premiato, ovviamente, di questo particolare concorso per la migliore recensione degli studenti. Allora, eravamo rimasti a questo punto, a quali frammenti riappongono per primi alla memoria e naturalmente perché, oppure è utile fare questo specie di brainstorming collettivo realizzato su grandi fogli utilizzando PC come tavoletta grafica, proiettore, eccetera. Noi diciamo il cosiddetto film langage che si può fare sia in maniera tradizionale con i grandi fogli di carta oppure con i nuovi modelli, i moderni sistemi elettronici. In genere si scrive al centro il titolo del film, poi lo si cerchia,
poi a caldo, a ruota libera, le varie associazioni di idee vengono in mente ripensando al film. Ci possono essere chiaramente emozioni, sensazioni, le tematiche, associazione mentale, figure di protagonisti, luoghi, oggetti e colori, suoni, frasi significative. Spesso vengono in mente altri film che hanno trattato temi analoghi oppure magari con diciamo tematiche, attori, situazioni o anche dello stesso regista, per esempio. Ciascuno poi dovrebbe cercare di condensare la propria idea in una parola chiave, comunque in poche parole, e questo brainstorming può rappresentare il punto di partenza per un percorso che può essere duplice. Allora, da una parte, aprire e stimolare la discussione e la riflessione più approfondita, appunto, a partire dalle parole chiave, dai concetti chiave, e poi sviluppare delle mappe mentali su alcuni degli elementi che sono emersi. Quindi, per esempio, i personaggi. Identificare i personaggi, suddividerli in principali e secondari, scegliere i più importanti, su ciascuno sviluppare un'ulteriore mappa nella quale indicare appunto le caratteristiche del soggetto, la fisionomia, il carattere, il modo di fare, il comportamento, il ruolo del film, il valore narrativo, tutto quello che ci viene in mente su quel personaggio. I luoghi, quindi identificare per esempio i luoghi in cui è ambientato il film e sui quali poi è importante, non sempre si riconoscono ovviamente i luoghi perché magari non sono fatti in posti nei quali non siamo mai stati, però se uno è attento ai titoli di coda, normalmente nei titoli di coda che nessuno legge, non si sa per quale motivo, siamo stati ieri con, no, l'altro ieri, sì, con il vicepresidente del sindacato, Rossella, scusate, vicepresidente del Cinecircolo, Rossella Pozza, che è anche la direttore responsabile della nostra testata giornalistica, ad un'anteprima per la stampa di un film, molto, peraltro molto interessante. E noi normalmente leggiamo tutti i titoli di coda e ci siamo resi conto che alla fine, quando sono finiti anche i titoli di coda, quindi ci siamo alzati per prepararci per uscire, nella sala che era abbastanza piena di giornalisti all'inizio della proiezione, era rimasta solamente una giovanissima ragazza, la quale era piuttosto sconcertata dal fatto che tutti i colleghi giornalisti se ne fossero andati, tranne noi, appunto. E quindi siamo rimasti un momentino a commentare, perché lei ci ha confessato, cioè, guardate, io la prima volta che vengo a un'anteprima stampa, il mio capo, evidentemente lei lavorava per una rivista, insomma, un qualche diciamo periodico specializzato, mio capo non poteva venire e ha mandato me. E quindi la prima volta che partecipo a un'anteprima stampa, dico, però io immaginavo che i giornalisti guardassero tutti i titoli di coda, no? Perché anche per dovere professionale, ma anche direi come forma di rispetto per le tante professionalità che sono coinvolte in un'opera cinematografica. E aveva totalmente ragione. È anche vero che i giornalisti poi recuperano tutte le notizie dai vari pressbook, dai vari siti specializzati, eccetera, però devo dire che i titoli di coda sono il pressbook più completo che esista, perché non c'è, sui pressbook normalmente si fa una sintesi, quindi non ci sono tutte le notizie. Per esempio, spesso sui pressbook non ci sono i luoghi in cui il film è girato, cosa che invece voi trovate sempre nei titoli di coda, perché nei titoli di coda, guardate bene, per esempio, i ringraziamenti, si ringraziano in genere il sindaco, il comandante della polizia locale e così via, quindi sapete esattamente quali sono i comuni e le località in cui il film è stato girato. Quindi, insomma, ecco, una prima, questo non ci stancheremo mai di ripeterlo, chi vuole capire un po' di più del film, per prima cosa lo deve vedere interamente. Interamente significa dal primo titolo di testa fino all'ultimo titolo di coda, cosa che non fa, ripeto, nessuno. Come se, voglio dire, insomma, i titoli di coda, nella peggiore delle ipotesi, durano 5 minuti, ma anche meno. E uno è stato lì per 2 ore, non può restare altri 3 minuti, 4 minuti, come anche come forma di rispetto per i tanti professionisti di altissimo livello che hanno lavorato, che amerebbero che qualcuno, diciamo, leggesse il loro nome, no? Come se voi faceste, non so, un componimento, alla fine mettete il vostro nome e vi piacerebbe che qualcuno chiaramente lo leggesse. Quindi,
e lì trovate ovviamente anche il luogo dove si è svolto. Gli oggetti sono fondamentali, sono presenti con una, molto spesso sono, hanno un grande significato simbolico, quindi bisogna indicare, cercare di spiegare il significato di ciascuno di essi, perché molto spesso hanno un significato fondamentale. I dialoghi, quindi per esempio appunto prendere un appunto sulle frasi maggiormente significative per analizzarne il sesso, in relazione al personaggio, cercare eventuali metafore, significati e così via. Le problematiche sociali o storiche fondamentali, quindi capire in che contesto questa storia si sta svolgendo, sapere quali sono le nostre conoscenze di quell'argomento, di quell'epoca storica, del contesto sociale, politico, che è sempre fondamentale per capire ovviamente il film che stiamo vedendo. Il messaggio del film, o se ce n'è, attenzione perché non sempre un film hanno i messaggi, se ha voluto dire qualcosa, messaggi impliciti o espliciti, gli insegnamenti che potremmo trarre eventualmente da una storia di un film, spunti di riflessione e così via. Utile porre l'attenzione su chi agisce, come agisce, perché agisce, dove agisce e quando agisce, che sono le cose fondamentali per poter analizzare un film. Quindi chi agisce, quali sono i vari personaggi, come agisce, che tipo di comportamenti, atteggiamenti, emozioni dei personaggi del film, per chi agisce, quali sono le motivazioni delle cose che stiamo vedendo. Non sempre sono facilmente individuabili, bisogna cercare di capire perché. Dove agisce, quindi la tipologia, ma anche la funzione dei luoghi. Spesso i luoghi sono uno dei personaggi del film. Quando agisce, l'ordine degli eventi narrati. Se voi sapete che, soprattutto più recentemente, vanno di moda i piani temporali sfalsati, alternati, si va avanti e un po' indietro. Ci sono dei film che sono dei veri rompicapo, no? Da questo punto di vista. E bisogna sempre vederli con attenzione per non perdere ovviamente i significati, i passaggi, eccetera. Ogni gruppo di lavoro quindi traccia appunto su un cartellone queste strade metaforiche che sono percorsi dai personaggi del film, indica le tappe fondamentali della narrazione, l'inizio del film, i momenti fondamentali e il finale, e scrive per ogni tappa quali eventi significativi ovviamente l'hanno caratterizzata, per ogni tappa quali comportamenti hanno assunto in quella tappa i protagonisti, diciamo i vari protagonisti, scrive per ogni tappa quali sentimenti possono aver provato, e potrebbe essere interessante provare a disegnare queste strade di forme e grandezze diverse e dare dei nomi alle strade usando sentimenti e emozioni, tipo non so, via del coraggio, via della sconfitta, piazza della solitudine, viale della malinconia, vicolo della paura, incrocio nuovi orizzonti, largo degli incontri e così via, proprio per poter in qualche modo schematizzare quello che abbiamo percepito dalla visione del film. E questo è verissimo, purtroppo siamo abituati più a vedere che ad ascoltare, siamo attratti naturalmente dal flusso delle immagini e tratteniamo solo una percentuale molto limitata del suono che accompagna il film. I film, qualcuno insomma, proprio diciamo degli studiosi direbbe che andrebbero una volta visti e poi una volta sentiti, cioè praticamente visti una prima volta ad occhi aperti, una seconda volta a occhi chiusi, per poter meglio apprezzare proprio il suono, che in alcuni casi il suono, le musiche, le parole, i dettagli, i rumori, che molto spesso hanno un ruolo di tipo fondamentale naturalmente nella costruzione di un film. Per esercizio possiamo provare a eliminare le immagini e ascoltare con attenzione per esempio alcune sequenze significative, solo la colonna sonora, che non sono solo le musiche ma appunto anche i rumori, i dialoghi e così via, e proporre appunto agli spettatori, studenti, di individuare quale sequenza riferisce il commento verbale, se durante la visione avevamo fatto caso dei suoni, quali rumori, quali musiche, quali intonazioni recitative. Quando prima del Covid facevamo, dato che facevamo tutte le lezioni ovviamente in presenza, no? Quindi come eravate abituati anche prima, e spesso facevamo dei quiz cinefili con qualche piccolo premio anche per tenere desta l'attenzione dell'uditorio, con dei DVD, dei libri, cosa che magari speriamo
abbastanza presto di riprendere come cose, e mi ero divertito qualche volta a far sentire solamente un frammento sonoro e a far indovinare di che film si trattava. Devo dire che le risposte erano prodigiose, insomma, non mi ricordo di che liceo era. Era un liceo scientifico, anche di quelli abbastanza famosi, a quello del villaggio Coppedè. Adesso non mi viene l'Avogadro. Ecco, c'era un ragazzo dell'Avogadro che praticamente da una frazione di secondo disse subito: è quel film straordinario. Beh, poi ragazzi, sono voi, siete straordinari. Allora, vabbè, questi erano una. Diciamo una lista di incassi che però è un po' superata, quindi andiamo avanti. Dopo aver visto i film analizzati, il film in generale, è opportuno rivedere alcune sequenze particolarmente significative sul piano del linguaggio cinematografico e proporre un'analisi dei codici comunicativi, quindi spazio, tempo, suono, movimento, gli accorgimenti tecnici, gli artifici utilizzati per la messa in scena della narrazione, che sono, potrebbe essere molto interessante da come analisi. E facciamo qualche esempio: i diversi modi di riprendere un personaggio sono più o meno importanti al fine del messaggio che si vuole trasmettere allo spettatore? Sicuramente sì, perché insomma la posizione della macchina da presa non è mai casuale ed è una delle cose più importanti che sceglie il regista, perché è proprio il punto di vista, è il punto di vista veramente fondamentale per quello che si vuole dire. Quindi l'angolazione di ripresa, la vicinanza, la lontananza della cinepresa, dal soggetto, la luce che lo illumina, il cromatismo che avvolge, sono strumenti linguistici che vengono utilizzati per descrivere i personaggi nella loro individualità, nella loro relazione interpersonale. È insomma una domanda retorica, sicuramente sì è la risposta, perché è chiaro che il tipo di inquadratura, il modo, il colore, la luce sono tutti linguaggi fondamentali. Voi sicuramente vi ricordate a che film si riferisce questo film. Chi me lo dice? Indiana Jones. Ovviamente è un Indiana Jones. E questa è una scena particolare. È un inseguimento che c'è all'interno del mercato del Cairo. Vedete che diciamo Indiana Jones è inquadrato di spalle in piano americano, e però sullo sfondo. Piano americano significa le ginocchia, no? Tagliate un po' le ginocchia, e sullo sfondo c'è invece una specie di guerriero con una scimitarra molto minacciosa, molto grande, di struttura, altezza imponente, un fisico prorompente e un atteggiamento molto minaccioso, che è uno di quelli ovviamente che sono diciamo gli antagonisti di Indiana Jones in quel momento, e quindi questa scena suggerisce immediatamente dal punto di vista cinematografico, e qui stiamo per assistere a un vero e proprio duello, uno di quelli delle scene madri del film, del nostro eroe che incontra, si scontra, deve combattere contro un avversario che sulla carta sembrerebbe molto più attrezzato, più forte, più imponente, diciamo, di lui. E quindi ci aspettiamo di assistere a un duello prolungato. Qualcuno di voi si ricorda invece come è andato a finire? Beh, tira fuori la pistola. Ecco, bravo. Che è un colpo di scena straordinario, una delle invenzioni cinematografiche forse più interessanti, anche più divertenti, ovviamente, della storia del cinema. Perché tutta questa attesa viene, cioè c'è Indiana Jones, poi viene inquadrato, ovviamente c'è il controcampo, viene inquadrato con Indiana Jones che lo guarda un po' interrogativo, come per dire, ma questo che vuole? E poi la cosa si risolve molto rapidamente, perché lui tira fuori la pistola e gli tira il colpo di pistola, e la cosa è finita lì, ed è estremamente divertente, è geniale come cosa. Ecco. Allora poi vi potete inchiodare, chi è il soggetto inquadrato? Chiaramente è Indiana Jones. Dove è posta la macchina da presa? Ecco, vedete, questo è il controcampo, cioè dalla parte opposta, quindi dietro quell'uomo in nero. Come definiresti questo tipo di inquadratura? Abbiamo detto appunto un piano americano di spalle del protagonista, e invece un campo lungo
per quanto riguarda ovviamente, diciamo, l'antagonista. Perché pensi che il personaggio sia stato ripreso in questo modo? Vi potete dare tutta una serie di spiegazioni, chiaramente. Cosa voleva trasmettere di questa modalità di messa in scena? Certamente un'aspettativa, un'attesa, perché poi fra l'altro il tipo con la scimitarra in mano se la passa da una parte all'altra, digrigna i denti, sorride come per dire tu non sai cosa ti aspetta adesso, no? Che effetto produce questa inquadratura? Ecco, vedete la macchina, lo zoom si avvicina molto, questo sorride perché pregusta ovviamente uno scontro fisico dal quale risulterà vincitore, perché si sente molto superiore al suo avversario. Quasi sempre nei film vengono proposti gli oggetti, appunto, lo abbiamo detto prima, che hanno un significato narrativo molto importante, e per renderli incisivi in modo che colpiscano l'attenzione dello spettatore vengono spesso ripresi in dettaglio, proprio in primissimo piano, in modo cioè da riempire tutta l'inquadratura. Questa è una scena molto famosa, chi si ricorda che film è questo? American Psycho. No, cioè, Psycho c'è, ma non è American Psycho, è solo Psycho, di Alfred Hitchcock, che è un classico assoluto, no, chiaramente, e c'è, questa è la famosa scena dell'accoltellamento sotto la doccia, che è stata oggetto di analisi dettagliatissime da parte di tutti gli studiosi di cinema, perché diciamo è appunto uno dei classici del cinema. E allora viene inquadrato in primo piano appunto il coltello. Quando in un film viene inquadrato un coltello, si sa che prima o poi ucciderà. Se viene inquadrata una pistola, si sa che prima o poi sparerà. E un po' poi, se volete, alla tecnica antica delle rappresentazioni teatrali, si diceva: se nel primo atto appare un coltello, entro il terzo atto questo coltello colpirà, no? Perché era dare l'aspettativa ovviamente allo spettatore in qualche modo. Allora, Psycho, dicevamo, 1960, candidata a 4 premi Oscar per miglior regia, attrice protagonista, Janet Leigh, fotografia e scenografie, Golden Globe, Janet Leigh come migliore attrice protagonista. Questo è un film straordinario, vi consiglio di recuperarlo, o quantomeno il trailer che trovate, diciamo, qui. Nei classici dell'avventura si vedono primi piani di armi, frecce, archi, lanci. Questo voi ragazzi sapete tutto. Che cos'è questo? È la spada laser di Star Wars. Ecco, perfetto, benissimo. Quindi pistole, fucili di squadra, eccetera. Questa era ovviamente Guerre Stellari, uscita nel 77, all'epoca fu il più grande successo assoluto, naturalmente. Questo pure dovreste saperlo che cos'è, eh? Per esempio, appunto, oggetti per orientarsi nello spazio, mappe, cartine, eccetera. Ricordate che film è questo qui? Questo siete un po' più incerti, eh? Vabbè, la bussola d'oro, ovviamente, questa è una bussola fatta d'oro, e c'è la bussola d'oro, appunto, del Golden Compass di Chris Weitz del 2007, tra l'altro è abbastanza recente. E prese l'Oscar per i migliori effetti visivi, attenzione, era stato candidato anche per la migliore scenografia. Quindi mezzi di trasporto indispensabili per completare l'avventura, le navi, veliere, scialuppi, zattere, aerei sommergibili, auto, eccetera. Questa è la famosa Enterprise, ovviamente, di Star Trek, anche questo ovviamente grande successo, naturalmente. Beh, questa la conoscete benissimo, perché siete sicuramente dei paladini del grande maghetto, no? Chiaramente questa la pacchetta magica, pozioni magiche e così via. Harry Potter, anche questo successo straordinario che ha sfiorato il miliardo di dollari. E questo è il film che vi vorrei proporre per la prossima volta. Quindi facciamo proprio un salto proprio totalmente pindarico a 360 gradi. Passiamo da Pasolini alla Truffa di Logan. Truffa di Logan, un film del 2017 che trovate chiaramente su Rai Play gratuitamente, un film molto divertente di Steven Soderbergh, uno dei più grandi eclettici registi straordinari, capace anche di girare un film col cellulare, mi pare che questi sia uno di questi, molto divertente, con attori molto ironici, anche un film ironico, è una
rapina, quindi diciamo anche molto accattivante, con molto ritmo, però soprattutto estremamente divertente. Quindi poi la professoressa Burlina vi dirà entro che data dovete trasmettere la vostra recensione di questo film. Penso che abbiate preso nota, comunque ovviamente come sapete stiamo registrando, quindi questa la potete recuperare quando volete, La truffa di Logan del 2017, Steven Soderbergh, che è, diciamo, estremamente divertente, un film leggero ma non evanescente, perché come tutti i film di Soderbergh ovviamente potete leggerlo con vari piani e livelli di lettura, ce ne sono per tutti i gusti, però è un film, uno di quelli che, insomma, che di intrattenimento piacevole, molto divertente, coinvolgente, e quindi una cosa completamente diversa ovviamente dal film. Allora, io a questo punto, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo, se non ci sono domande, Catello, si è bloccato il video e poi dovresti parlare un pochino più vicino al... Sì, allora, la condivisione non la vedete? Non vedete adesso più? Sì, no, no, la condivisione la vediamo, era la tua immagine bloccata, adesso si è sbloccata e si sente bene, grazie. Vabbè, questo purtroppo sono... Allora, come scrivere la recensione? Arriviamo al clou, no? Del discorso, forse non riusciamo ad esaurire tutto stamattina, però in qualche modo cominciamo ad arrivare a come strutturare una recensione e cominciamo con una serie, diciamo, come al solito, di suggerimenti. Ripeto, non c'è ovviamente uno schema unico è indiscutibile, ognuno la scrive come gli pare la recensione. Tra l'altro, se voi andate a leggere le varie recensioni dei vari critici, troverete delle cose anche molto diverse l'una dall'altra, con addirittura a volte con dei pareri che sono proprio divergenti, anche opposti. Troverete quello che al quale non è piaciuto per niente, quello che invece lo esalta come un capolavoro assoluto, e quindi anche in questo ovviamente, diciamo, ogni recensione ha la sua dignità, perché l'opinione è indiscutibile, ha la sua, naturalmente ha la sua validità. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere, soprattutto nel passato, perché adesso mi pare che data l'età siamo ormai verso la pensione, ma c'era un critico divertentissimo che si chiamava Massimo Bertarelli, che credo che scrivesse per il giornale, il quale scriveva delle critiche brevissime, erano tacitiane praticamente. In generale, praticamente quasi sempre tutti i film cosiddetti impegnati, un po' cerebrali, eccetera, lui diceva che erano di una noia mortale, che bisognava evitarlo in maniera assoluta. Era, diciamo, un critico un po' sui generis, un po' fuori dal coro, però le sue stroncature erano divertentissime da leggere. Le potete anche recuperare, se andate su Google e scrivete Massimo Bertarelli, ci sono tutta una serie di stroncature memorabili, anche estremamente divertenti, devo dire non quasi mai condivisibili, però molto divertenti, diciamo, da leggere. Quindi ecco, vedete che insomma non c'è un solo metodo. Allora, intanto chiariamo che per scrivere una recensione non è obbligatorio essere giornalista, anche se forse potrebbe aiutare, effettivamente. Vi ho detto, mi pare, la volta scorsa che c'è la possibilità abbastanza agevole di diventare giornalista. Bisogna scrivere almeno 80, tra virgolette, si dice pezzi, ma insomma sono articoli. Però nel gergo giornalistico un articolo si definisce pezzo. E quindi almeno 80 pezzi in 2 anni. Bertarelli è morto. Scusi, è morto. Sì, mi dispiace molto, però, perché ci toglie un po' di sale della vita. Sì, era già molto anziano, devo dire, qualche anno fa. Mi è sfuggita questa cosa. Mi dispiace molto, devo dire. Quando è morto, visto che lei ha visto, ha controllato? Nel 2019. Ah, 2019, quindi è già passato. Vabbè, si è risparmiato il COVID, se non altro. Sarebbe stato interessante
Sarebbe stato interessante sentire cosa ne pensava anche di questa cosa. Comunque, se recuperate qualcosa, che tanto fortunatamente poi le persone continuano a vivere in quello che hanno fatto, in quello che hanno lasciato, e quindi sicuramente, diciamo, le sue diciamo veramente apodittiche sferzate sono ancora tutte lì sul web ad aspettarvi. E allora dicevo appunto che si può diventare giornalisti facilmente, basta trovare una testata giornalistica che vi ospita, questo non è facilissimo, e il fatto che anche che il vostro lavoro sia retribuito, questo lo escluderei proprio, insomma non voglio dire che sia difficile, ma è praticamente impossibile, soprattutto i primi tempi, quindi in genere vi dico una cosa che non si dovrebbe dire perché è praticamente illegale, però la prassi costante è che chi vuole diventare giornalista si paga la ritenuta d'acconto dei famosi compensi con i propri soldi, naturalmente, o con quelli della famiglia, e dopo un paio d'anni diventa giornalista. Quindi insomma non è una cosa difficile, peraltro la nostra testata giornalistica Cinecircolo Romano è pronta ad ospitarvi, ad ospitare i vostri articoli se volete, ovviamente non è pronta a pagarli perché non ha nessun tipo di budget per poterlo fare, però diciamo è una testata giornalistica registrata regolarmente in tribunale, al Tribunale di Roma, e quindi può effettuare questo servizio ed è a vostra disposizione se volete. Bene, per diventare giornalista, dicevamo appunto, occorre pubblicare almeno 80 pezzi in 2 anni, 40 l'anno, quindi significa poco meno che una settimana, insomma, si può fare. Gli articoli devono essere attribuiti almeno 5.000 euro in 2 anni, ma il che significa che bisogna versare però una ritenuta d'acconto di 1.000 euro in 2 anni, 500 euro l'anno, insomma sono 40 euro al mese, forse si potrebbe anche fare. Per scrivere una buona recensione bisogna soprattutto leggere tanti libri e non solo di cinema, questo abbiamo detto, lo ripeteremo tante volte, bisogna leggere molto. Per scrivere una buona recensione bisogna vedere e rivedere tanti film, possibilmente senza guardare il telefonino mentre si guardano i film, come fa questa simpatica ragazza. Recensione deriva dal latino recensere, e significa esaminare, passare in rassegna, riflettere, che è molto importante, quindi esaminare, passare in rassegna, riflettere. Non ci sono regole fisse, non ci stancheremo mai di ripeterlo, ed immutabili per scrivere una recensione cinematografica, quindi ci limiteremo ad elencare qualche consiglio pratico che può essere preso in considerazione o meno, però diciamo lo scopo del corso è questo. Prima di tutto è opportuno raccogliere ovviamente più informazioni possibili sul film. La sorgente più copiosa di informazioni, se disponibile, sono i cosiddetti contenuti speciali che accompagnano i DVD oppure i Blu-ray, perché nei contenuti speciali c'è di tutto e di più, e dietro le quinte, come è stato girato, dove è stato girato, le interviste al regista, qualche volta, anzi spesso, si può vedere il film normalmente e poi si può rivedere col commento del regista, oppure spesso del cuore del regista e dello sceneggiatore, se sono diversi. E questo è molto importante perché ti aiuta a capire perché alcuni snodi narrativi sono stati risolti in un modo piuttosto che in un altro. E poi ci sono tutti i cosiddetti credits, cioè chi ha lavorato nei vari comparti tecnici, chi sono tutti i protagonisti, gli attori, sceneggiatori, produttori e così via. Sono una vera manna e si possono appunto trovare backstage, dietro le quinte, documentari sulla versione del film, genesi del progetto, interviste, questo l'abbiamo già detto. Scene tagliate, molto, molto importanti, molto interessanti. La edizione in lingua originale con il sottotitolo, che è sempre da preferire per un giudizio compiuto, perché voi dovete giudicare un'opera d'arte, e l'opera d'arte andrebbe fruita ovviamente nella lingua originale in cui è stata prodotta, scritta, eccetera. Insomma, quindi bisognerebbe, se uno vuole per esempio giudicare la bravura dell'attore, deve ascoltarlo nella sua edizione reale e non in quella del doppiatore. Il doppiatore potrebbe peggiorare, ma potrebbe anche migliorare una performance attoriale, no? Se c'è un doppiatore molto bravo, come per esempio sono i doppiatori italiani, alle volte un attore un po' cane può essere francamente riabilitato da un certo tipo di doppiaggio, e quindi in qualche modo il giudizio poi viene falsato. Quindi sarebbe bene vederli
in edizione originale con i sottotitoli. Capisco che è una fatica in più, però è consigliabile, almeno per il critico dovrebbe farlo. Infatti molto spesso sia le anteprime stampa, ma soprattutto nei festival rigorosamente tutti i film sono in lingua originale con i sottotitoli. E noi, diciamo, che ci occupiamo di critica cinematografica, siamo abituati ormai da molti anni, da sempre, a vedere i film in lingua originale, che è sempre la cosa migliore, perché è lì che si apprezza la reale bravura degli attori, e comunque in ogni caso è l'originale che va recensito e va criticato. Anche nelle anteprime stampa che si fanno in Italia, molto spesso i film sono in lingua originale. Lì per un motivo diverso, per evitare la pirateria, perché diciamo purtroppo c'è una pirateria molto diffusa in Italia, e spesso si utilizzano queste anteprime oppure le primissime proiezioni per registrare il solo audio in italiano, che poi magari si sovrappone alle immagini che magari vengono, che ne so, dalla Russia o da altri posti dove il film è uscito in precedenza, e quindi questi pirati sono abilissimi nell'utilizzare appunto colonne sonore registrate in un posto, da mettere insieme alle immagini che vengono da un altro posto, insomma, vabbè. Quindi diciamo c'è questo come scopo principale, ma è anche un modo giusto di fruire dell'opera d'arte. Per esempio, ecco, se avete la curiosità, a questo link potete vedere un backstage, quindi un dietro le quinte di Avatar, che è estremamente interessante, veramente molto molto interessante, vi fa capire tanti trucchi, e un film come Avatar è ovviamente che è un po' il regno degli effetti speciali, e vi fa vedere come vengono realizzate certe riprese. E, insomma, scoprite veramente un mondo quando vedete queste cose. Naturalmente queste cose le trovate in internet, niente di... E infatti questo si tratta su YouTube si trova un po' di tutto. Il commento del regista, che è molto importante, lo dicevo prima, quando è presente è possibile meglio rivedere meglio ancora l'intero film col commento del regista o sceneggiatore, quando rievoca scena per scena le problematiche incontrate, le scelte registiche, stilistiche, contenutistiche. Tratta quindi della cosiddetta interpretazione autentica. Poi, naturalmente, poi voi potete dare anche la vostra interpretazione, però diciamo in generale quella, diciamo, dell'autore del film è sempre in qualche modo da tenere presente, privilegiare, tenere in conto. Se permetti un attimo, Catello, volevo dire che proprio per questo motivo, per quello che tu hai appena detto, è molto importante all'interno del progetto che noi facciamo la partecipazione al Festival delle Opere Prime, perché durante la mattinata i registi vengono a parlare esclusivamente con gli studenti, ed è capitato che a volte registi che non sono potuti venire per motivi di lavoro comunque non hanno mancato all'incontro con gli studenti di mattina, perché è molto importante proprio per il nostro punto di vista, per le nostre riflessioni, discutere con l'autore in presenza per capire, ecco, che ci sono punti di vista diversi, che ci sono critiche, oppure che hanno sottolineato motivazioni che a noi non sarebbero mai venute in mente. E forse è giusto sottolineare che questo è uno degli aspetti più importanti del progetto che noi realizziamo. Corretto, corretto, assolutamente corretto, è proprio così. E allora andiamo avanti. Quindi Siete di Putin non è ancora uscito, però ci sono spesso anticipazioni che sono reperibili in rete, sul sito web dedicato. In genere ogni film che si rispetti ha un suo sito web, oppure in numerosi siti specializzati, insomma Google vi aiuta sempre. Un'altra fonte primaria è cosiddetta Pressbook, è solitamente reperibile online con tutti i credits dettagliati. Voi scrivete semplicemente su Google il titolo del film, poi virgola Pressbook, normalmente ci arrivate. Spesso sul sito di My Movies ci sono un po' tutti i Pressbook, che sono
veramente una fonte inesauribile, ovviamente, di informazioni e che sono sempre molto utili per scrivere la vostra recensione. È bene prepararsi del materiale informatico che può essere utile per la compilazione della scheda. Consiglio, normalmente, diciamo, noi consigliamo di estrarre la scheda completa da cinematografo.it, è il sito italiano più completo, il quale vi dà tutta una serie di informazioni, tra cui peraltro anche la data di uscita, che è importante, la casa di produzione, la casa di distribuzione, un po' tutte le notizie, e fa anche una raccolta spesso ragionata di alcuni pareri, gli estratti di pareri critici di vari critici. Quindi vi trovate già pronte una serie di pareri critici che possono essere più o meno concordanti, più o meno discordanti, ma comunque che vi danno un'idea di quello che i principali critici della carta stampata ovviamente dicono di quel film. Quindi questo è un sito da tenere a mente, cinematografo.it. Scusami, Catello, di nuovo intervengo perché volevo sottolineare una cosa che nelle vostre prime riflessioni scritte è emersa. Cioè, voi dovete fare, per quanto riguarda la recensione, esattamente quello che fate nella ricerca letteraria. Siete, da quest'anno avete cominciato la letteratura italiana, quindi quando voi fate una ricerca per un autore e andate a vedere su internet ciò che c'è scritto, non fate un copia e incolla di quello che altri autori hanno scritto di quello che voi state cercando. È chiaro che è molto importante capire che se qualcosa, una frase, un periodo oppure una ricerca che voi avete fatto di un altro autore vi ha colpito in maniera particolare, cioè se un giornalista, un critico ha detto qualcosa che vi ha particolarmente colpito, lo dovete mettere tra virgolette e con il nome dell'autore, altrimenti diventa una copia che non ha nessun senso, mentre invece potrebbe dare valore alla vostra ricerca la citazione di un critico che vi ha particolarmente colpito. Non so se è stato chiaro quello che ho detto, ma per le prossime recensioni il copia e incolla non ha senso, la citazione sì, può essere utile. Scusami. No, hai fatto benissimo a precisarlo. No, vi dico, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, mai fare copia e incolla, perché insomma scrivere una critica copiandolo da altri non solo è assolutamente disdicevole, ma è anche un reato, perché voglio dire, l'autore vi può citare e diciamo queste cause, anche se rare, sono sempre vittoriose ovviamente per chi può dimostrare di aver scritto prima di voi quelle frasi, quindi è proprio un reato penale e anche amministrativo, quindi insomma vi possono togliere parecchi soldi dalle tasche. Quindi è una cosa proprio da non fare. E fra l'altro, mentre una volta, ovviamente in epoca ante internet, non era facilissimo ovviamente scoprire i plagi, questi copia e incolla che si facevano una volta, oggi invece è facilissimo, perché basta mettere il testo su un qualsiasi motore di ricerca e immediatamente c'è fuori qual è l'autore e anche qual è stata la testata, dove è stato pubblicato e quando. Quindi sono cose che proprio dovete evitare, assolutamente. Il copia e incolla, capisco che è una cosa molto veloce e sbrigativa, ma voi sapete benissimo che nell'apprendere un mestiere e comunque anche nella cultura le scorciatoie non esistono. Cioè, nel senso che se voi prendete una scorciatoia non state imparando e quindi state facendo un dispetto a voi stessi, perché è come se voi copiate il compito di matematica sistematicamente dal compagno di banco, quando arriva il momento del compito in classe, se il compagno di banco non ci sta, oppure se siete separati dal compagno di banco, voi non siete in grado di fare il compito di matematica perché non vi siete mai esercitati. Quindi è come nella vita, non c'è niente da fare, nessuno ti regala nulla,
Le scorciatoie non esistono, bisogna faticare, sudare, studiare, 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 non c'è poco da fare, questa è la verità. E quindi... Sì, ma a volte capita in buona fede, no? In buona fede che ti piace una frase bellissima che ha scritto un critico e la ricopi. Ecco, basta metterla tra virgolette, dire l'autore, anche quello è interessante, aver apprezzato il lavoro degli altri, ti pare? Assolutamente, quello è una cosa lecita, anzi, voglio dire, si può fare, però, diciamo, non è proprio il massimo, perché una critica, voi la firmate, dovrebbe essere vostra. Quindi una citazione si può fare, sicuramente, farne più di una diventerebbe veramente sì, certo. Esagerato. Se non la fate proprio è meglio, perché vuol dire che state esercitando il vostro spirito critico. No? Leggete, leggete molto, imparate, rubate mestiere, però poi dopo dovete mettere quello che viene a voi. Può venire male le prime volte, come tutte le cose, come quando fate la torta, la prima volta viene male, la seconda volta un po' meglio, e dalla terza in poi poi magari si può mangiare, no? Che dire? È come tutti i mestieri, come tutte le cose, tutte le attività della vita, no? Si sbaglia e poi si impara, e si impara sbagliando, come sempre, insomma. Voglio dire, poi questo lo sapete benissimo, non c'è bisogno che... Per questo noi non diamo valutazioni numeriche, assolutamente mai, proprio per questo motivo che hai appena detto. Bene, andiamo avanti. Allora, quello era cinematografo.it. Se poi volete trovare proprio il massimo dell'informazione, dovete andare su Internet Movie Database, che è la Bibbia del cinema mondiale, dove veramente c'è praticamente tutto, troverete fino all'ultimo elettricista, insomma, ci sono veramente, c'è veramente tutto, però per esempio non vi dice la data di uscita in Italia, perché essendo un database mondiale, tuttavia vi può dire qual è la prima uscita nel mondo, e magari è in Canada piuttosto che, non so, in Azerbaigian, e questo può essere anche interessante e curioso, ma al vostro lettore italiano non è che sia particolarmente interessante. Quindi dovete usare probabilmente entrambi, quindi diciamo, se vi manca un dato da cinematografo.it, che qualche volta non ha sempre tutto, quello che manca su Internet Movie Database lo trovate sicuramente. Un altro sito che, se fate una recensione per un film straniero, vi consiglierei di tenere sotto mano, è quello di Antonio Genna, che è il sito dei doppiatori. Quindi per tutti i film stranieri, almeno quelli più importanti, in prossimità della data di uscita, quindi non vi spaventate se voi andate a cercare la lista dei doppiatori una settimana prima dell'uscita, magari non la trovate, ci dovete riandare un po' dopo, quando un giorno, due giorni prima dell'uscita in sala, trovate in genere la lista dei doppiatori, che è importante perché i doppiatori italiani, come dicevo, sono i più bravi del mondo, o almeno tra i più bravi del mondo, e quindi mi sembra giusto dare un riconoscimento a questi grandissimi attori che danno la loro voce ai grandi beniamini, alle grandi star internazionali. Questo è sicuramente il più completo, il sito più completo e più attendibile in assoluto. Quindi allora consiglio, prima di cominciare a scrivere recensioni, leggere molte recensioni professionali, vari critici, ad esempio appunto su cinematografo.it, oppure su tutti gli altri siti che volete. Naturalmente, se volete leggere Paolo Merighetti, andate, che forse il critico dei critici in Italia, il più famoso, andate sul sito del Corriere della Sera, scrivete Merighetti, il titolo del film, se c'è la recensione la trovate. Anche lì ovviamente poi ci sono i copyright, quindi non è che potete utilizzarlo, non so più citarla, ma insomma con tutte le avvertenze che ci siamo appena detti, ovviamente. Il modo migliore per imparare il mestiere ovviamente è rubare, chi già lo fa è come l'apprendista con l'artigiano, vietato, ecco l'avevo già scritto già da allora, insomma quando ho fatto queste slide, vietato fare il copia e incolla, questo è proprio vietato, non solo dalla legge ma proprio dall'etica direi. È opportuno leggere la biografia del regista, approfondire la sua formazione artistica
filmografiche, che film ha fatto i primi, che studi ha fatto, insomma, controllare sempre se il soggetto della sceneggiatura sia originale o invece derivano da altre opere, per esempio tratte da una pièce teatrale piuttosto, molto più spesso, da un romanzo o da un libro. In questo caso, se non conosciamo il romanzo e il testo teatrale, formiamoci, scopriamo le cose tratte e chi è l'autore, è opportuno citarlo. Leggere i nomi degli interpreti, anche qui vediamo se ci sono attori appunto famosi che già conosciamo, per averli già visti in altri film, controllare l'anno di produzione del film, il paese di produzione, questo è sempre molto importante. Prestare attenzione anche ovviamente alla colonna sonora, i brani e le canzoni scelte non sono mai casuali, sono spesso utilizzate proprio per dare maggior forza espressiva alle immagini. Qui vediamo il grande Morricone, il più grande di tutti in assoluto, autore di oltre 500 colonne sonore. Prego. Prego, prego. Non ho capito. 6-7 minuti, cioè proprio. Non ho capito. Sì, abbiamo avuto qualche problema proprio adesso nelle ultime slide a sentire, ah, a sentire col microfono. Questo è sicuramente un problema di segnale, che evidentemente è un po' umorale, va forse col tempo meteorologico. Come mi sentite adesso? No, adesso bene, bene, bene. Bene, va bene, allora cercherò di fare attenzione al microfono. E spero che però nella registrazione questa cosa si senta bene. Io immagino di sì, perché ho visto che le registrazioni vengono abbastanza bene. Allora, un altro suggerimento, altro passo fondamentale, l'ho già fatto, è quello di guardare il film con attenzione e con un po' di metodo, senza far mai venire meno il piacere della visione, mi raccomando, ecco, questo pure è importante, perché sennò dice, ma questo allora è un compito scolastico, un dovere. Se il film lo guardate come un dovere, non viene bene la recensione, perché se non c'è il piacere, se non c'è la passione, non viene bene, ve lo dico subito. Quindi sarà utile, qui scrivevo indispensabile, ma insomma durante la visione del film, prendere degli appunti, come avevo detto, un taccuino, una pennina luminosa, possibilmente senza usare torce al plasma, insomma cose molto luminose, perché date fastidio agli altri. Quindi per esempio io ho visto qualcuno che magari non c'ha sotto mano la pennina luminosa, usa la luce del telefonino, che però è abbagliante, è una cosa terrificante, non, insomma si deve mettere sotto un cappotto, è una cosa complicata. Procuratevi una pennina luminosa, ce ne sono, si trovano su internet e quindi vanno benissimo. Su questo taccuino segnate quindi tutti gli aspetti che vi colpiscono, lo sviluppo della trama, una scena in particolare, un personaggio, una frase particolare. Questo metodo vi aiuterà a ricordare a mente fredda le impressioni e le emozioni che avete provato durante la visione e che vi aiuteranno fisicamente poi a scrivere la recensione. La storia raccontata ci è sembrata, chiediamocelo, originale, imprevedibile, scontata, banale, ci appassiona, ci lascia un po' indifferenti o addirittura ci annoia. Insomma, sapete che la cartina di tornasole di questo, e se vi viene di guardare l'ora per capire che ora si è fatta, allora vuol dire che il film non funziona, perché non siete in contatto empatico. Perché un film che funziona può durare 3 ore, 4 ore, ma voi siete attanagliati dal film e non sapete nemmeno quanto tempo è passato. Invece magari un film che vi risulta noioso, non vi prende, e magari già dopo un'ora o mezz'ora cominciate a smaniare sulla sedia perché vi sta annoiando. E questo lo potete scrivere, perché è legittimo in una critica. Ecco appunto la noia, Damiano. Nel 63, appunto, Davide Donatello, non bisogna, diciamo, se si prova noia è un grosso problema, devo dire. Ti devo interrompere un'altra volta, scusami. Prego, un ragazzo prego. Mi chiedeva, a proposito della slide che hai fatto vedere sul film tratto da un'opera teatrale o da un romanzo, ecco, se spieghi che significa remake e perché lo si fa. Ah sì, allora. Remake lo dice la parola stessa, cioè fare di nuovo, no? Quindi realizzare di nuovo un film. Perché si fa? Allora, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di
fare nuovamente un film che ha avuto un buon successo nella sua patria, farlo in una lingua diversa che è quella del proprio pubblico. Diciamo, i maestri del remake sono notoriamente gli americani, cioè la industria cinematografica americana, che è la più poderosa del mondo, diciamo quella che incassa di più, quella che si impone di più un po' in tutti i mercati mondiali, cosa fa? Quando capisce, percepisce che c'è un film molto buono fatto magari in Italia piuttosto che in Francia, piuttosto che in Germania, piuttosto che in un posto qualsiasi di lingua non inglese, avendo i propri spettatori non molto avvezzi a vedere i film in originale con i sottotitoli, come un po' in tutto il mondo, diciamo la verità, perché il pubblico in generale ama andare al cinema per distendersi, e quindi se si deve mettere a leggere i sottotitoli lo considera un lavoro e non ci va, e quindi vuole vedere un film nella propria lingua. E quindi allora, piuttosto che doppiare i film, perché noi siamo bravissimi, siamo gli assi del doppiaggio, in America non piace doppiare i film, non so per quale motivo, forse perché ne vogliono avere i totali diritti di produzione e distribuzione, forse questo è una, ma anche perché forse in qualche modo rispettano anche gli attori originali, non gli vogliono mettere in bocca delle lingue che non sono le loro. Quindi mentre, non so, gli spagnoli, i francesi, gli italiani, ma anche altri popoli amano doppiare i film stranieri, in America non amano molto e preferiscono acquisire i diritti, comprano i diritti e lo rifanno. Ci sono dei casi che sono addirittura clamorosi. Per esempio c'è un film di Michael Haneke, che è un austriaco, che è forse l'autore di film più agghiaccianti che esistano, che ha fatto un film di grande successo in Austria, in lingua tedesca naturalmente. Gli americani se ne sono totalmente innamorati, hanno acquistato i diritti, ma hanno voluto che lo girasse lo stesso regista, ma con attori americani. E lui si è prestato, ed è veramente straordinario. Se voi fate il confronto fra i due film, cioè la versione tedesca e la versione in lingua tedesca, austriaca, e la edizione americana, sono identici i film. Ci sono addirittura le stesse battute, gli stessi punti macchina, gli stessi punti di ripresa, la stessa durata delle scene. Ed è un bellissimo esercizio dal punto di vista così della lettura filmica. È interessante vedere i due film in parallelo e si vede che sono assolutamente identici, solo che uno è parlato in tedesco e uno è parlato in americana con attori diversi. E poi naturalmente ce ne sono tantissimi, per esempio, voglio dire, alcuni, anche i francesi fanno dei remake di film, per esempio italiani, e per esempio Perfetti Sconosciuti, film straordinario, sapete che ha avuto un grandissimo successo, aveva questa storia così di originale, di queste persone intorno al tavolo, col telefonino sul tavolo, insomma, molto interessante, no? Ve lo ricordate, di Genovese, è stato acquistato dai francesi e rifatto, ma credo anche degli americani, ma per esempio noi abbiamo acquistato dei diritti di film francesi e li abbiamo rifatti in Italia, o anche dei diritti di film spagnoli li abbiamo rifatti benvenuti in al sud, benvenuti al sud, per esempio benvenuti al sud, che era in originale Celesti, no? Con che ovviamente lì giocava su questo accento particolare che hanno i francesi, no, che stanno in questa parte del nord Pas-de-Calais, no? Che hanno queste pronunce, ecco perché gli sti, no? Che hanno questo accento strascicato, biascicato, e invece da noi ovviamente è stato giocato tutto con sulle diversità tra nord e sud. E devo dire, il film francese è spassoso e godibile, però è lontano dal nostro modo di vedere, e probabilmente per noi è più divertente ovviamente
il film fatto in italiano con i nostri attori che sanno molto meglio interpretare le cose che a noi piacciono di più. Un altro film francese che abbiamo rifatto, abbiamo fatto il remake, era Cena tra amici, no? Con il nome. Come no? Come no? Noi ne abbiamo fatto il nome del figlio, e loro avevano Adolf e noi invece l'abbiamo chiamato Benito. Beh, ovvio. Sì, sì, sì. Anche Quasi amici, che poi è stato fatto il remake e mostra come la cultura sia diversa anche nel rapporto tra badante e persona curata nelle varie nazioni. Anche quello è molto interessante. Sì, ma indubbiamente. A volte, fra l'altro, ci sono dei film straordinari che avevano avuto una circolazione molto molto limitata a causa della lingua. Era, per esempio, c'era un film straordinario su una giovanissima vampira che era Lasciami entrare, che era in, credo, in finlandese nell'originale. Poi quando invece è stato fatto in America ha avuto un successo globale, mondiale, straordinario, perché era un film straordinario, molto intrigante, accattivante, insomma, proprio per questo fatto che questa vampira aveva un aspetto angelico e quindi, diciamo, tutto ti aspetti meno che appunto sia una che ti succhi il sangue, no? Ed era, insomma, un film straordinario. Il remake ha avuto successo incredibile, ma voi pensate addirittura a Profumo di donna, no? Ve lo ricordate di Norisi con un grandissimo Vittorio Gassman? Ma quando è stato fatto Scendo Woman con Al Pacino che fa quel tango straordinario da cieco, vabbè, quello ha avuto successo meraviglioso, senza togliere nulla al nostro film di Risi, che è un signor film, no? Chiaramente. Quindi la storia è piena. D'altra parte è un fatto di intrattenimento, un fatto commerciale. Peraltro sapete che questo avviene moltissimo nei format televisivi che passano da una nazione all'altra, basta che funzioni, no? C'è la famosa casa mondiale, credo che sia di origine olandese, la Endemol, che costruttore di format televisivi, che li sta vendendo a tutte le televisioni del mondo. Sono degli assi nel capire cos'è che interessa. Cioè, il Grande Fratello è stata la loro invenzione, un'invenzione incredibile, cioè sono riusciti per anni a tenere attaccati al televisore, a vedere le persone che si mettono la dita nel naso, una cosa che veramente, insomma, cioè che fa raccapricciare, però ci sono riusciti, quindi onore al merito, cioè hanno capito come scientificamente come creare un format che aumenta gli ascolti di una determinata trasmissione, un determinato canale, e quindi aumenta gli introiti pubblicitari. Che poi siamo, però io credo che ci siano due cose che siano ancora più interessanti, cioè il remake fatto dagli stessi che hanno fatto il primo film, per esempio penso alla Disney. No, la Disney che sta facendo il remake dei loro stessi film, e poi l'altro fenomeno che è quello del reboot, no? Della storia che lo facciamo ricominciare aggiornandola. Quello non è un remake, però è diverso, sì. È molto diverso, perché quello è un altro film, è un film che va nelle origini e quindi crea addirittura, beh, come cosa clamorosa, come la saga di Guerre Stellari. Hanno fatto prima i primi tre film, la trilogia, e poi hanno fatto una seconda trilogia che era ambientata in anni precedenti a quella della prima trilogia. Però io quando parlo di reboot penso per esempio a Spider-Man, no? Spider-Man, la storia ricomincia esattamente sempre nell'ambito classico, però viene riaggiornata cambiando gli attori. Come no, però quello è una cosa diversa. Invece il remake è proprio rifare lo stesso film in qualche modo, cioè dichiarare che il soggetto è quello, e che poi non so, nel 42 Ernest Lubitsch, che è un genio assoluto del cinema, fa Vogliamo vivere, punto esclamativo, film di grandissima straordinaria fattura come tutti i film di Lubitsch. E che succede? Che 35 anni dopo
Mel Brooks ne fa una nuova versione, ovviamente con il suo stile, e per la prima volta porta la sua amatissima moglie Anne Bancroft, che è un'attrice sopraffina. Per la prima volta fanno un film insieme come due coprotagonisti e fanno scintille. Tant'è vero che c'era Vincent Canby, che era il critico cinematografico del New York Times, il più importante critico cinematografico di America, che ne fa una lode sperticata di questo remake, no? Che dice che era una cosa geniale, formidabile, eccetera. Quindi voglio dire, è un po' la storia del cinema, che poi, se volete, è la storia della rappresentazione. Quante volte a teatro si rifanno le stesse cose, i classici che vengono riproposti magari con una diversa interpretazione, però poi alla fine è sempre un classico, no? Voglio dire, è sempre dalle tragedie greche in poi non facciamo altro che riproporre storie, classici, eccetera, come quante volte i film che vengono dall'epoca del film muto poi sono stati rifatti quando è arrivato il sonoro e poi rifatti periodicamente, vengono riproposti. Ma quando la storia funziona, è vera, è importante, alle volte si rifanno anche per dare una possibilità alle nuove generazioni che magari non hanno visto quei film. C'è stato per esempio un grandissimo processo di remake con l'avvento del colore, no? Perché i ragazzi giovani che non volevano più vedere i film in bianco e nero e allora hanno preso i maggiori classici e successi del cinema in bianco e nero rifatto a colori, e quindi i giovani sono andati a vederli poi, no? Chiaramente, perché poi se la storia funziona. Siamo fuori orario, Catello. Bene, allora chiudiamo qui e riprendiamo da dove ci siamo fermati la prossima volta. Ecco, io volevo soltanto rapidissimamente dare delle indicazioni per lo scritto. Allora, io direi di non fare ancora la recensione, ma di fare quello che aveva suggerito l'ingegner Masullo durante le prove di laboratorio, cioè di fare un breve racconto del film, un racconto in massimo 10 righe, e poi scrivere una frase che vi ha particolarmente colpito. Questo per cercare di mantenere la vostra attenzione per tutto il percorso del film. E ancora un'altra cosa, io vi ricordo che due vostre recensioni saranno poi lette dai ragazzi del secondo anno. Quindi cercate di impegnarvi in maniera tale che poi dopo voi nella prossima lezione avrete anche il giudizio dei compagni dell'anno successivo. La prossima lezione vostra sarà il 29 aprile, per cui questo breve racconto con la frase lo dovete mandare, oltretutto ci sono pure le vacanze pasquali, dai, quindi cerchiamo di mandarlo entro il 25 di aprile, 25 che è un sabato, così mi date la possibilità anche di poterlo leggere. Il 25 mi risulta un lunedì. Ah, è un lunedì, sì? Allora va bene, ho sbagliato, 25, sì è vero, hai ragione, è un lunedì, no, ma è lunedì, sì, è festa. Allora facciamo il 23, dai, entro il 23 di aprile, così noi abbiamo tutto il tempo poi per rileggerlo. Volevo chiedere, poi lo farò magari per email ad ognuno, se anche i professori, la Cristina Leoni e la professoressa Vanini, magari se potete raccogliermi, come ha fatto il professor Bortone, tutte le recensioni e mandarle in un'unica email, così per me è più facile rintracciarlo, perché siccome ricevo tante email, poi andarle hai visto, è capitato che magari qualcuna io non l'abbia rintracciata, e naturalmente se è possibile assicuratevi che siano firmate, perché la fatica maggiore che io ho dovuto fare
e rintracciare l'autore attraverso magari l'email, l'indirizzo email, eccetera. E non sempre ci sono riuscita. Ok? Avete qualche domanda? No, Luciana, io sul remake, anche West Side Story è un remake, appunto, certo, no? Quindi certo. Perché i ragazzi mi chiedevano, ma deve essere solo in un'altra lingua? Dico, generalmente così, però poi remake è la rivisitazione anche di un genere. Sì. Quindi anche di ecco, questa cosa. Condivido pienamente quanto è stato detto quando dico loro che nella vita non ci sono scorciatoie. Spezzo una lancia a favore di questi ragazzi. Io devo parlare dei miei, ovviamente. Loro è il primo anno che affrontano questa esperienza. Poi, essendo un istituto tecnologico, ovviamente loro hanno più una parte tecnica. E quindi diciamo che la prima esperienza, poi sicuramente si migliora, però si sono impegnati per quello che potevano fare. No, no, ma infatti l'ho detto all'inizio, quando forse tu non c'eri, che sì. Si sono impegnati particolarmente, sì, certo, sì, certo. No, è che loro è proprio la prima in questo senso, quindi insomma va bene, okay. Ed è giusto che non ci siamo... Assolutamente, non... Si valuta l'impegno, ecco, non sì, più sì. Che altro. E grazie Dai. Ancora per tutto, a voi. Allora, vi saluto se non ci sono altre domande. No, per la professoressa Leone una precisazione, volevo dire che assolutamente ha perfettamente ragione che non sempre remake è in un'altra lingua, tant'è vero che l'ultimo esempio che ho fatto, quello di Lubitsch del 42, Vogliamo vivere, era girato in America, in americano, e ovviamente anche René Mel Brooks è in America, in americano, con attori americani. Quindi non sempre, però nella stragrande maggioranza i remake si fanno da una lingua. Sì. E ingegner Masullo, devo chiedere una cortesia poi, prossimo incontro, se può ripeterci, è vero che è stato registrato, per la slide che riguardava il giornalismo, la procedura, no? Perché c'è qualche alunno che magari potrebbe essere interessato in futuro, quindi sul fatto di scrivere articoli, il contributo, eccetera. Assolutamente, se me lo ricorda proprio all'inizio grazie. Della prossima lezione, lo richiamiamo subito. Grazie sì, mille. Grazie. Con piacere. Evviva. Allora, buon lavoro a tutti. Arrivederci da tutti noi. Arrivederci e grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. No.